I would like to introduce Move Me. Baby. Yeah. Eccomi, io mi sono già preparata. Allora, intanto avvio, aspettate perché oggi abbiamo fatto la prova tecnica, ma io che sono una capra, allora non sapevo come sistemarmi. Quindi adesso invece che sono una ragazza in gamba dovrei farcela. Ma. Ok, allora facciamo entrare le ospiti che sono inside porn. Ecco, ho sbagliato a sistemarmi sullo schermo. Amiche, mi sentite? Noi ti Noi ti sentiamo, sentiamo, Ok, sì. vedete che siete tutte basate sullo schermo. Allora. Aspettate, ce la posso fare perché secondo me ce la posso fare. Aspettate, perché oggi abbiamo avuto non pochi problemi, ma perché io sono veramente una persona che non ce la può fare con la tecnologia. Allora, aspetta, perché così. Allora, Maria Giulia, fatti tutta la tua sinistra che vediamo il letto. Ecco, vieni, vai tutta a tua sinistra, ancora. Ancora a sinistra, vieni, vieni. Ok, top. Allora, però, non voi vi dovete abbracciare di brutto invece. Devo avere una cuoricina. Allora, perché tu devi sapere, Giulia, che Arianna ti ha simulato con un peluche oggi, faceva tipo così. Era una tuta da T-Rex. Niente, comunque, Maria Giulia, Maria Giulia, non ti vediamo, si vede la spalla. No, alla tua sinistra! Alla mia destra, quindi alla tua sinistra, suppongo. Maria Giulia, ci sei? Ma non ci sente, Maria Giulia? No, non ce la può Noi fare. ci sentiamo, non so se ci sente e voi ci sentite. Ecco, adesso si sta Da connettendo casa. l'audio con Ok, Maria. allora, infatti, chat, diteci, sentite Inside Porn? Allora, intanto vediamo una bellissima spalla di Maria Giulia, ma veramente molto bella. Oh, Ma eccola. tu mi hai mentito, hai detto destra, ma in realtà è sinistra. No, aspetta, perché io oggi ti vedevo dall'altra parte, invece siccome sei stata la prima a collegarti, capito? C'è questa cosa qua. Ma io in realtà non so, tra l'altro, sistemata. Allora, aspetta, fatti ancora a sinistra. O sposta il tuo po', ma che ne so, ma... C'è una lievissima differita, ma proprio lieve. Adesso arrivo, giuro che sarò al più centro possibile. Per la prossima diretta chiamo Nolan perché non si può andare avanti così veramente, ragazzi. Allora, intanto, a rimandare la sigla. No, non posso fare le prove tecniche con la sigla perché io devo vedere che cosa succede. Se mando la sigla non vedo che cosa succede. E questo è il grande tranello di Twitch, o perlomeno magari si può fare, ma io sono impedita e non lo so fare. Comunque, in realtà, allora, intanto benvenute e grazie per essere qua con noi. Grazie a te per l'opportunità. Grazie a te. Allora, famma capisse è per non so appunto se avevate mai visto la trasmissione, le registrazioni, è il tentativo in maniera molto ironica e scialla di affrontare appunto temi come sessualità e pornografia, appunto provando a decostruire un po' i luoghi comuni. Quindi questo famma capisse è proprio veniamoci incontro, cerchiamo un po' di disambiguare, diciamo, gli equivoci. E ogni ospite ha una sua copertina. Quindi c'è il mio stretto collaboratore che si chiama John Mandrake, che ha preparato una copertina anche per voi. E quindi adesso introdurremo Inside Porn al pubblico tramite la copertina di John Mandrake. Buona visione. Maria Giulia Giulianelli, Giulia Moscatelli, Arianna Quagliotto, stavo per leggere Giuliana Giuliotto, fondano il collettivo Inside Porn nel 2016 all'Università di Bologna. L'obiettivo del progetto è analizzare il mondo della pornografia a partire da chi la fa. Inside Porn organizza eventi, dibattiti, cura la sezione Ce l'ho porno del Festival di cortometraggi Ce l'ho corto. Alla domanda più ricorrente che gli viene rivolta, perché proprio il porno, il collettivo risponde con aplomb salviniano: ah no?
impegnato nella decostruzione dei pregiudizi senza porsi al di sopra del pubblico con cui dialoga, Inside Porn divulga e crea presupposti per la socializzazione, offrendo un'esperienza immersiva definibile prosaicamente ficcare. Osannato da taluni per l'audacia, vituperato da altri perché strumento di diffusione della cultura dell'oscenità, Inside Porn guarda avanti con la risolutezza di Stephen John Bradbury, che vinse le Olimpiadi invernali di Salt Lake City grazie alla caduta fragorosa di tutti i suoi avversari. Angela Merkel, pornografa tedesca, di loro ha detto: «Fu durante un evento di Inside Porn che concepì l'idea di una grande orgia nel Bundestag, purtroppo non riuscì a trovare la maggioranza per approvarla». Tra i sostenitori di Inside Porn spiccano i nomi di Marta Cartabia, Giancarlo Magalli e Sfera Ebbasta, che le ha persino citato in un brano. Ragazze di Inside Porn, è vero che presto animerete una conferenza in Vaticano dal titolo Il coito anale da Roncalli a Ratzinger? Eccoci! Allora, voi siete riusciti a vederla senza audio perché... Perché anche noi siamo bravissime con la tecnologia, penso sia capito. Infatti, come poi ho scritto sul canale Telegram di Agit Porn, John Mandrake, quando ovviamente gli ho mandato i video da montare, mi fa: ma com'è possibile? Ci abbiamo Minoli che ha la risoluzione del 2022 e Inside Porn c'ha la risoluzione dell'Istituto Luce. Ma questa è vera, la contaminazione, reperti storici. Allora, intanto scusate, ma c'è una nuova persona, Steph D64, che dice: non conosco molto Twitch, alla fine sono riuscita a capire dove la chat, ok. Bene, benvenuto Stefano, grazie Donatella per averlo fatto arrivare. E abbiamo ospiti con noi, Stefano, se non ne conosci, il collettivo Inside Porn. Ma appunto, vorrei un attimo che vi presentaste al pubblico. Io ovviamente ho parlato di voi anche quando abbiamo fatto insieme la presentazione a Bologna, ho condiviso l'articolo con l'intervista che vi avevo fatto qualche anno fa sul blog di Agit Porn, però ecco, mi piacerebbe un po' che raccontaste voi Inside Porn ad Agit Porn. Inside Porn ad Agit Porn, dai. Sì, tra l'altro noi siamo... Grandissime! No, tanto questa cosa succederà, penso, più volte durante la diretta. Comunque, no, noi siamo sostanzialmente questo magico gruppo composto da tre giovani e non troppo giovani fanciulle che si sono in realtà conosciute come molte persone durante gli anni dell'università. Tutte e tre facevamo comunque un'università legata al cinema e all'arte, il DAMS a Bologna, ed eravamo un po' tutte comunque abbastanza interessate a tutto quello che era l'ambito della sessualità e la sua rappresentazione. Caso ha voluto che un nostro collega ben più grande di noi, e anche all'epoca forse con più consapevolezza, ci ha proposto una ricerca sulla pornografia in chiave etnosemiotica, e quello è stato, diciamo, un pochino il nostro trampolino di lancio per quello che poi sarebbe stato. Quindi ci siamo in realtà preparate sia da un punto di vista iniziale puramente bibliografico, quindi leggendo tutto quello che poteva essere stato scritto a livello accademico, quantomeno sulla sessualità e la pornografia, e l'etno è entrato nel momento in cui abbiamo iniziato a frequentare sostanzialmente tutti quei luoghi che di pornografia non soltanto parlavano, ma che proprio erano vissuti da coloro che la facevano. Diciamo, una ricerca legata quindi alla sessualità e alla pornografia in ambito puramente accademico, ci siamo rese conto che era un tantino limitante per com'è la struttura, diciamo, di queste istituzioni, e quindi abbiamo deciso di riversare quello che noi stavamo scoprendo, le nostre conoscenze, per quanto piccole all'inizio e poi sono cresciute ovviamente nel corso del tempo, riversarle comunque con un pubblico che non era per forza di cose quello di studiosi o intellettuali, il che ha fatto sì che abbiamo iniziato a organizzare eventi culturali principalmente a Bologna, poi in realtà abbiamo avuto esperienze anche al di fuori di Bologna, eventi culturali che si strutturano in maniera molto semplice anche con la visione di contenuti pornografici provenienti sia dall'ambito, diciamo, mainstream, sia da quello invece alternativo o più specificatamente post-porno, e poi discuterne con il pubblico stesso, invitando poi sempre anche appunto performer piuttosto che produttori, piuttosto che organizzatori di festival e via dicendo. Quindi diciamo che la nostra attività principalmente è il dialogo con le persone, di fatto, nel senso che da un nostro interesse
abbiamo capito che l'interesse verso la sessualità e verso la pornografia era qualcosa che era piuttosto, piuttosto sentita di questi tempi, e quindi abbiamo cercato di fatto di smuovere un po' l'opinione comune, ma non scandalizzandola o meno, ma proprio cercando di capire come le persone percepivano l'entità porno, le persone che ne facevano appunto parte, e pianin pianino costruendo proprio anche un discorso legato a quello che è la pornografia, quindi dal nostro punto di vista un prodotto culturale, quindi qualcosa che nasce comunque dai desideri della maggioranza, e da lì poi pianino pianino anche cercare proprio un discorso legato al scardinare delle visioni che forse non hanno più necessità di esistere sostanzialmente, legate appunto alla pornografia. Prego, prego. Diciamo che appunto, come dice il nome stesso, Inside Porn, ci interessava restituire uno sguardo che fosse interno alla pornografia, perché quello che era, quando noi abbiamo iniziato, quindi nel lontano 2016, lo stato dell'arte era comunque una letteratura che tentava di spiegare l'essenza della pornografia dal punto di vista della sua fruizione e del suo peso morale. E c'era ben poco interesse invece per quello che era veramente il luogo dove la pornografia si creava. Per cui appunto anche i nostri eventi sono sostanzialmente una rappresentazione di questa nostra volontà, in quanto gli ospiti, come diceva prima Maria Giulia, sono, come tu anche Claudia ben sai, perché sei stata ospite molto spesso alle nostre serate, comunque sono sempre persone che hanno a che fare in un modo o nell'altro con questo mondo, sia come appunto performer, sia anche come studiosi. Sì, poi perché no, noi comunque in ogni caso è sempre piaciuto anche un po' il lato scandalo, obiettivamente, un'idea anche di mostrare delle cose che le persone non cercherebbero in autonomia su internet, ad esempio. Di solito quando una persona fruisce della propria pornografia si basa su quello che generalmente sono i suoi gusti, e poi di fatto anche gli algoritmi stessi con cui si interfaccia poi ripropongono determinate sessualità in cui magari una persona si ritrova e ha confidenza. Il fatto di mostrare prodotti che invece presentano delle sessualità diverse crea potenzialmente anche una scoperta nel pubblico spesso, perché magari non tutti sono persone che hanno una vasta conoscenza della pornografia, o che magari ne fanno, ne hanno sempre vista nel suo proprio uso più funzionale masturbatorio, e invece la nostra idea è anche quella appunto di investire in discorsi intorno al porno, presentarla da tutta una serie di aspetti che vanno, diciamo, oltre quello per cui è conosciuta, quindi anche investita di un discorso politico, e perché no, anche per smuovere una reazione, ecco, quella è la cosa principale. Anche perché poi di per sé appunto la pornografia con la sua oscenità è scandalosa, quindi l'essere scandaloso, che è un po' intrinseco, un po' anche, cioè si gioca molto sul suo essere scandaloso, cioè non è un demerito comunque, quindi ci sta, cioè se lo scandalo è funzionale anche a suscitare un dibattito, una riflessione, perché no? Anche perché poi già una cosa molto bella infatti è che voi appunto fate eventi se possibile in presenza, per esempio voi curate la sezione porno del festival di cortometraggi che si tiene, se non sbaglio, in autunno a novembre, giusto? Se non esatto, ricordo male, esatto. C'è l'ho corto e voi curate la sezione c'è l'ho porno, quindi interamente dedicata al porno, e l'aspetto molto bello è che finalmente è una pornografia che viene fruita come tutti gli altri tipi di corti che ci sono al festival, quindi cortometraggi di animazione, quelli stranieri, quelli italiani, quelli non so, i cortissimi documentari, adesso non ricordo magari tutto, però questo è già un aspetto che di per sé è scandaloso, perché non siamo, anche con la chiusura dei cinema luci rosse, non siamo abituate e abituati a vedere il porno in condivisione. E anche, diciamoci la verità, anche quello che una volta si faceva da piccoli con i classici giornaletti porno, la videocassetta che si trovava con dei genitori e la si guardava con le amiche e gli amici, questa cosa è stata persa, nonostante sia molto più facile accedere alla pornografia. Poi non so, magari fra i ragazzini e le ragazzine questa cosa ancora si fa perché è una cosa quasi goliardica, però in realtà tra adulti e adulti non credo che sia così frequente. Non so, voi avete informazioni diverse a riguardo, anche da parte del vostro pubblico?
rompo il discorso subito, perché tanto Arianna e Giulia sanno che il mio tormentone è le nuove generazioni ci salveranno in merito alla sessualità, nel senso che io sono piuttosto convinta che la nostra generazione, quindi giovani trentenni poco meno, poco più, è forse quella che ha subito un pochino di più. Le nuove generazioni secondo me sono molto più scafate da questo punto di vista, e anche proprio nella conoscenza della pornografia. Cioè, se banalmente noi tre quando ci siamo approcciate a questa tematica conoscevamo esclusivamente il porno mainstream, e per noi il porno mainstream è quello di massa, quello delle grandi piattaforme di streaming e via dicendo, le nuove generazioni in realtà sono ben più scafate, che non significa che non conoscono anche il porno mainstream, però hanno un approccio all'audiovisivo in generale, vuoi perché ci sono nati, cresciuti e inzuppati, che è ben diversa dalla nostra. Questo non significa che non ci sia del lavoro da fare, nel senso che oggettivamente, e poi sicuramente durante magari questa chiacchierata verranno anche fuori, diciamo, piccole chicche di eventi legati al rapporto col pubblico, però se uno esclude, diciamo, la generazione dopo il 2000, c'è un approccio alla sessualità estremamente diverso, cioè dove veramente, come diceva prima anche, mi ricordo se Giulia Arianna, è tutto molto più profilato su quello che piace a me, mentre secondo me la fruizione della pornografia oggi, soprattutto nelle generazioni più giovani, è molto più ampia, molto più fluida, se vogliamo utilizzare un termine che è abbastanza utilizzato in questi ultimi periodi, però è molto diversa. E quindi assolutamente, cioè, secondo me c'è del lavoro da fare proprio per il fatto che di fatto in molti ambiti è considerata qualcosa che non va messa allo stesso piano del cinema, mentre ad esempio è comunque un prodotto audiovisivo quanto qualcosa che non ha all'interno una sessualità sostanzialmente. E invece volevo chiedervi una cosa, visto che spesso si parla di educazione al porno, oppure anzi ancora più spesso si parla del porno come dispositivo per educare, perché non essendoci a monte un'educazione emotiva o sessuale da parte delle famiglie e delle istituzioni, allora molto spesso si dice: ah, ma il porno, soprattutto questo grande mostro che è il porno mainstream, insomma, gli viene criticato che non educa. Quindi volevo chiedervi una cosa che più che il porno riguarda voi e i vostri eventi. Cioè, con questi eventi volete in qualche modo educare, ma alla pornografia o, insomma, in generale, fare anche educazione, un percorso di divulgazione ed educazione, oppure no, sono solo eventi ludici, chiamiamoli così? Guarda, una domanda molto interessante. Io direi che inevitabilmente c'è un percorso di crescita, però appunto non vorrei parlare, cioè secondo me se usiamo il termine educazione sembra che appunto noi ci stiamo mettendo in cattedra per fare un'educazione al nostro pubblico, invece di fatto il pubblico probabilmente che arriva nelle nostre serate arriva già per un interesse precostituito, quindi si tratta più di costruire insieme uno spazio in cui questo discorso possa essere libero, visto che, come sappiamo, ce n'è un'estrema penuria di spazi in cui si possa parlare liberamente di sessualità, cioè un libero discorso sulla sessualità e quindi di conseguenza anche con la pornografia. Per noi la pornografia in questo senso è sempre stata anche uno strumento, nel senso che banalmente ci siamo rese conto che vedere un porno insieme, soprattutto come diceva prima Arianna, una pornografia che non si ricerca necessariamente legata ai propri gusti personali, ma appunto ti permette di sperimentare, fa sì che comunque si costruisca più facilmente un dibattito e ci sia molta più facilità a parlare, come se si abbatta appunto un primo muro iniziale, una rottura del ghiaccio per poter poi approfondire. Sì, magari all'inizio per molte persone può anche essere un po' straniante, perché non è che tutti siamo abituati ad andare in uno spazio pubblico e ad assistere sul grande schermo alla proiezione di un porno, specie se questo porno magari non rispetta i canoni non normativi che ci ha imposto la società, e quindi di conseguenza, cioè proprio per via di questo impatto, a maggior ragione le persone sono anche più propense ad aprirsi, magari non anche in quel contesto lì in cui comunque si è immersi all'interno di altre persone,
però sicuramente abbiamo un interesse anche che può derivare poi da incontri più privati dopo una serata o attraverso i nostri canali, quello sì. Sì, poi io aggiungerei anche che secondo me, e non è per cantarcela a noi di Inside Porn, però secondo me il nostro sforzo, che è veramente la base poi dei nostri eventi, quindi quella di non soltanto mostrare un prodotto, ma realmente cercare poi di parlarne direttamente, quindi strutturare, diciamo, questi eventi, non soltanto con la visione, ma poi seguita da una discussione collettiva, che non è obbligata, nel senso che non è che spariamo al pubblico se non vuole fare domande, però è sempre successo in maniera piuttosto spontanea. Però già il fatto di presentare all'interno di quell'evento lì la possibilità di parlarne poi fa una grossissima differenza, perché ad esempio a me capitò anni fa di andare a vedere al Lumière di Bologna, quindi comunque un cinema, diciamo, d'essai in qualche modo, un film porno, il mio amato Pamela Mann, e io ricordo perfettamente che alla fine della proiezione, malgrado fosse un film pornografico incredibile dove c'era tantissimo da dire in merito, in realtà si respirava molto l'aria del oddio che imbarazzo, abbiamo visto un porno tutti insieme, piuttosto che quello che succede ai nostri eventi, dove invece magari è assolutamente in sottofondo il fatto che l'abbiamo visto insieme, cioè mi sento sicura di poter, proprio perché abbiamo visto tutti insieme, di poter porre delle domande. Questo, ripeto, senza voler elogiare troppo il nostro modo di fare, secondo me è molto legato, perché comunque noi spendiamo la maggior parte del nostro tempo per far sì che le persone si sentano a proprio agio in quell'ambiente lì, cioè si sentano a proprio agio per poter parlare della propria sessualità e quello che gli piace, quello che non gli piace, anche magari, come è successo qualche tempo fa alla tua presentazione, dire anche non sono d'accordo con quello che ho visto, e quindi discuterne in maniera costruttiva. Questo secondo me è forse veramente la cosa più forte. Perché anche secondo me si percepisce, poi ci sono alcune persone qua in chat che tra l'altro sono state alla presentazione, quindi hanno assistito alla nostra chiacchierata, scusate, alla proiezione del film di Rosario Gagliardo, quindi in realtà voi vi mettete molto alla pari, non c'è effettivamente, già dalla posizione banalmente che non è scontata di parità, cioè che non siete in cattedra, quindi fisicamente ad un livello più alto del pubblico che guarda, ma seduti allo stesso piano, quindi occhi negli occhi, fa anche l'età, quindi non so, essere più o meno coetanei, il modo in cui ne parlate, che è pop, che non vuole essere un diminutivo, ma anzi un modo appunto non accademico, cioè accessibile, per poter parlare in un linguaggio comprensibile, ma non per questo semplicistico, insieme alle persone, quindi non voler spiegare adesso ti spiego questa cosa, ma piuttosto magari te la racconto perché magari ne so qualcosa in più, perché bellissima, l'ho studiata e quindi la conosco da un punto di vista diverso. Infatti mi voglio, scusate, attaccare, perché c'è già una domanda per voi, è una domanda insomma importante, perché subito chiedono la bibliografia, perché chiedono, Carlo Migotto chiede, ci consigliate 5 testi di riferimento che sono stati fondamentali per la vostra ricerca? E poi aspettate che vedo se ce ne sono altre, ve la faccio già, non so se ve le volete segnare, ma poi al limite le rivediamo. Però Demetra invece chiede, Claudia nella presentazione ha detto che siete un collettivo, posso chiedervi che rapporto avete stabilito con altre realtà di centri occupati in Italia? Invece Capixel Enrico dice, ma che coetanei, c'eravamo io e soprattutto Poldo a fare gli anziani. Vabbè, sì, ma perché questa è la cosa bella degli eventi di Inside Porn, che ci sono età veramente tanto diverse, da voi anziani a noi giovanissime e giovanissimi. Quindi prima domanda, i 5 testi di riferimento che sono stati fondamentali per la vostra ricerca, quindi credo che si riferisse alla ricerca, quella che vi hanno proposto all'università, però credo che siano tutti testi super mega accademici, non lo so, ditemi voi. Secondo me è un discorso generale, magari non limitandoci al periodo accademico, e forse risponderei ognuna dei testi, perché comunque siamo 3 persone, quindi credo che questa domanda sia soggettiva in realtà per
tutte noi, non so se le mie colleghe sono d'accordo. Sì, assolutamente. E per me ha fatto moltissimo la, diciamo, la raccolta di saggi per un espanso di Mimesis, scritta da Federico Zecca, Giovanna Maina e Enrico Biasin. E sicuramente The Feminist Porn Book, che anche quella è un'opera collettiva. E adesso ditemi un altro, invece voi. Per me sono degli altri, per esempio io penso porn a porn, cioè, tutti i libri di Zecca, Maina e Biasini, esatto, sì, tutti loro sono la base di tutti, no? Sì. Tra l'altro, no, tutti editi, no, da Mimesis, perché anche Porn After Porn, loro sono i curatori di queste raccolte, sono tutti ricercatori, professori universitari e che si occupano di cinema, vicini. Cioè, libricini nel vero senso della parola, molti, nel senso che anche Biasina aveva fatto delle analisi proprio tecniche, diciamo, sul porno mainstream, a livello proprio anche economico e di gestione, e stiamo parlando che in Italia comunque non sono saggi intesi come nella nostra immaginazione sono, cioè quindi il mattone, stiamo parlando di 50 pagine di un libretto piccolo così, perché questo è lo spazio che poi viene dato. Ultimamente, per fortuna, si sta anche un po' ampliando di più. Da noi, non è ancora stato tradotto, ma è sicuramente il libro di Linda Williams, Hardcore. Beh, quello è tipo un caposaldo. Esatto, più che altro è stato il libro che ha dato l'avvio a un diverso tipo di approccio alla pornografia, appunto, che è l'approccio quello dei cultural studies, cioè studiare il fenomeno in senso culturale e non nei suoi svolti psicologici, sociologici, perché appunto quello che diceva Giulia prima era che c'è stata una grande letteratura di saggistica tutta riferita a magari gli effetti del porno oppure trattati giuridici sulla pornografia, che pure quello appunto era sempre una zona grigia, ovvero definire la pornografia anche per condannarla. E invece questo libro di Linda Williams, che mi auguro che tradurranno questo in italiano, sebbene ormai abbia... Traducetelo voi! Tradotto da... Ma vi immaginate Linda Williams tradotta da Inside Porn? Dovremmo avere delle competenze linguistiche che ci mancano al momento, almeno di traduzione. E quindi sì. Sì, io invece, vedi, pensavo ad altri libri. Uno è un libro di filosofia di Rowan Ogden, che è Pensare alla pornografia, che invece ci è servito per superare proprio il fatto di analizzarla dal punto di vista della fruizione, perché lui mette in discussione tantissimo appunto il poter dare una definizione dell'essenza della pornografia appunto basandosi solo sulla reazione alla sua fruizione. E oppure anche il dizionario sulla pornografia di Difolco, perché sono una cosa di cui io sento molto sempre la mancanza, sono i dizionari, nel senso che in questo ambito non c'è un glossario comune, molto spesso ci ritroviamo ad essere, non so, tratti in inganno da definizioni che sono ambigue e che non sono state fissate correttamente, quindi quello per me è stato sicuramente interessante. E tutte le riviste di Porn Studies. Sì, poi se vogliamo... E aggiungerei anche comunque un filosofo, perché adesso è uomo appunto, che magari non ha parlato direttamente del prodotto pornografico in quanto tale, ma ne ha ampiamente discusso, che è Preziado, nel senso che ad esempio per me Pornotopia, che forse non è nemmeno il testo più specifico in quel senso, però secondo me ha veramente buttato le basi per capire anche che la pornografia non è soltanto l'oggettino visivo che vediamo lì, ma dietro c'è tutto il mondo che la produce. E secondo me questo è, cioè almeno Preziado, secondo me è imprescindibile a qualunque discussione riguardo alla pornografia, insomma. Sì, se poi vogliamo uscire dall'ambito accademico, io mi sento di consigliare veramente a tutti, per capire che cos'è il post-porno, il libro di Annie Sprinkle, Post-Porn Modernist, perché è estremamente eloquente, soprattutto stradivertente, e ti racconta con leggerezza, però con una gran consapevolezza, qual è tutto il percorso artistico di questa donna che ha rivoluzionato completamente la pornografia.
E quindi se volete leggere proprio qualcosa, postmodernist tutta la vita proprio. Sì, infatti poi io ogni tanto faccio dei martedì dove sono da sola e di solito ne approfitto per consigliare libri a tema che mi sono piaciuti, che ho letto. Grazie a Talker MP4 che mi segue e appunto uno di questi, inevitabile, ho consigliato anche il porno espanso, ho consigliato alcuni libri del professor, oddio, adesso mi sfugge il nome perché Pietro Adamo. E appunto, vabbè, postmodernist è veramente spassoso. Poi, infatti, l'avevo dovuto far vedere un po' tipo con le mani davanti, perché qua su Twitch non si può fare nulla, non si può far vedere niente. Dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo. Possiamo parlare abbastanza, come dire, liberamente, ma perché poi sarà tutto pubblicato su YouTube, che anche lì non è che ci vada meglio. Ma vedi come siamo castigate. Cioè. Guarda, ero tentata quasi di abbottonarmi, cioè di abbottonare la camicia fino a qua, ho detto ma sai che magari la metto proprio, poi ho detto no vabbè che cavolo, minimo di... Allora ragazzi, allora perché noi appunto abbiamo questo problema di Zoom che essendo una videochiamata di gruppo e essendo io una pera cottara come dicono a Roma... Non ho la versione a pagamento di Zoom, quindi dopo 40 minuti tipo dobbiamo stare attenti perché non so se Zoom mi allerta tipo e ti avviserà. Ok, tanto noi abbiamo l'altra già pronta, quindi poi passiamo all'altra, quindi ci darà, come dire, oddio, dice il tempo sta per finire, la riunione terminerà tra 10 minuti. Effetto l'upgrade, non c'ho soldi, non mi rompete le palle. Ok, tra 10 minuti, sono le 21:56, io direi, boh, tanto abbiamo sotto l'altra, non lo so, quando ci mettiamo, verso le 21:21, le 22 qualcosa, vabbè, dai, poi ci pensiamo. E, allora, cerco di vedere se ci sono già altre... Sì, non c'era la domanda sul collettivo, esatto. Ah, sì. Allora, sì, noi posso rispondere. Certo. Noi ci siamo inizialmente sempre definiti un collettivo. Questa modalità è rimasta, nel senso, quando ci presentiamo, proprio idealmente, perché poi di base noi lo definiamo più un progetto, perché poi dal 2016 che ci lavoriamo abbiamo avuto magari delle persone che ci hanno dato una mano, ma è difficile chiamarci un collettivo. Chi erano quelle che ci hanno dato una mano? Perché io non lo so chi sono, se voglio saperlo, me le sono perse. Abbiamo avuto una grafica adorabile che... Ah, ok, sì. Però ecco, forse dobbiamo un po' abbandonare questa nomenclatura per il nostro progetto. Siamo un progetto culturale più collettivo, esatto, sì. Però questo non significa che non abbiamo invece rapporti con, esatto, con la realtà. Appunto, come diceva Claudia prima, la sua presentazione si è tenuta al CPO, come alcuni di voi sanno, che comunque è uno spazio sociale di Bologna. Per ora noi siamo radicate sulla città, ma siamo sempre ben disposte anche a spostarci. Ma infatti come allora, perché magari a Bologna, un po' perché ci avete studiato, ci vivete, ci lavorate, quindi avete creato delle relazioni perché state lì da tanti anni, ma invece come funziona creare relazioni per esempio in altre città con altre strutture, cioè presentarvi, proporre i vostri progetti? Per esempio io mi ricordo che proprio forse poco prima che scoppiasse la pandemia faceste un evento, tra l'altro se non erro, con Rosario Gagliardo qua a Milano, alla Buca, si chiamava così, giusto? Esatto. Un locale in via Padova, se non ricordo. Ma un po' in parte ti sei risposta da sola, nel senso che diciamo l'espropriazione di Insight Porn in altri luoghi è estremamente collegata ai rapporti che abbiamo intrecciato e costruito negli anni con persone che si occupano di queste tematiche. Quindi fino ad ora, in larga parte, tutti gli eventi che non sono stati organizzati a Bologna erano per rapporti con entità di questa tipologia. Quindi ad esempio, come dicevi tu, Milano è stato sotto suggerimento di Rosario Gallardo, e ad esempio invece convegni piuttosto che festival, nel senso che poi il mondo del porno in realtà, soprattutto in Italia forse, è estremamente ristretto, soprattutto per quanto riguarda il cosporno. E di conseguenza
si va per conoscenze e amicizie. Noi forse le cose, i rapporti più stretti li abbiamo con i festival, di fatto, oltre che con gli artisti specifici, diciamo. Quindi, ad esempio, ci hanno invitato una volta a tenere un talk a Firenze nel ciclo di eventi Sexy Period, che appunto sulle menstruazioni. E c'è stato un po' per caso, in realtà, cioè ci hanno trovato anche dei contatti, appunto, perché comunque appunto relazioni intrecciate nell'ambiente culturale. Sì, cioè comunque alla fine sui social stiamo andando bene, gli eventi abbiamo finalmente ricominciato a farli, stanno andando bene, per cui ci hanno contattato e siamo stati super contenti di accettare la proposta di tenere questo talk, anche perché insomma ci piace muoverci e non... Cioè, alla fine il nostro è un progetto in presenza, ma non per questo la presenza deve essere legata alla fantastica Bologna e alle sue... Sì. Certo che non ci metteremmo mai a organizzare un evento dal nulla noi in un'altra città, ma di solito appunto succede che capiti che qualcuno... Esatto. È una cosa in sinergia. Invece vi chiedono, Donatella vi chiede, com'è stato il passaggio dall'università al mondo dei festival indipendenti? Naturale. Nel una favola. Noi comunque iniziamo a lavorare tutte nell'ambito del cinema, comunque degli eventi culturali, per cui iniziare a fare rassegne, appunto anche lì è stata una cosa proprio, non so, quasi spontanea, nel senso che appunto dopo le prime esposizioni in università, perché abbiamo tenuto una lezione in un convegno universitario appunto di etnosemiotica, eravamo soddisfatte, ma il ragionamento era molto tecnico e molto astratto, ci mancava, come diceva Mary prima, un confronto molto più diretto con il pubblico, quindi è successo che un'associazione che è Kinodromo, che si occupava e si occupa di organizzare eventi legati al cinema, ci hanno chiesto ma perché non fare un evento sul porno, e quindi è nato da lì, poi, il primo c'era porno, poi lunedì porno al Cinema Europa, esatto. Siamo riusciti a riportare il porno al cinema, questo prima della pandemia, purtroppo se qualche cinema ci vuole invitare, volentieri torneremo a farlo anche adesso, però comunque è stato veramente naturale. Ma invece, per esempio, forse ci conviene passare, perché poi ho paura che se no si vada, ci conviene secondo me passare all'altra chiamata. Allora, io ritorno un attimino da sola qua, ok, e riapro la chiamata, allora chiudo questa qua e apro la chiamata successiva. Vediamo se intanto si collegano le amiche di Inside Porn. Allora, mi fa piacere insomma che la chat si sia un po' ravvivata, perché loro sono molto molto in gamba e mi fa piacere che abbiate fatto queste domande. Purtroppo non ho potuto scrivere, comunque cercherò poi mentre sistemo... aspettate che forse sono arrivate le ragazze, ok. Allora, arrivo, ragazze, un attimo che mi nascondo. Adesso, raga, adesso aspettate perché c'è, ve lo dico subito, perché... No, è fantastica questa cosa. Allora, adesso c'è... Raga, dovete togliere l'audio. Dovete togliere l'audio a Twitch. Sono io, pardon. Allora, adesso il punto è che praticamente... Io voglio rispondere a quelle delle ragazze del porno, te lo dico, non vedo l'ora. No, allora, aspetta. Allora, adesso... Maria Giulia, devi farti alla tua destra, perché adesso sei invertita. Maria Giulia, fatti tutta destra, ti giuro, ferma lì, ferma che, ok, tu sarai piccina piccia, però scusate, ma questi sono io, che ovviamente si vede che non ho studiato cinema e sono una capra. E, no, aspettate, allora... c'era la domanda, Carlo lanciatissimo. Allora, Carlo chiede: cosa pensate del progetto Le ragazze del porno, che ora si è spento? Quali sono i vostri festival di riferimento in Italia? In Italia direi la Che Porn, che è l'unico rimasto. Perché i Fish and Chips non l'hanno più fatto, poi hanno fatto solo l'edizione del Vieni a Catania, e poi poverini è arrivata la pandemia, e quindi non so se mai riprenderà. Quello era bella anche per l'idea dello spazio in cui veniva fatto, in un teatro occupato. Come si chiama il teatro? Mi viene in mente il Teatro Massimo, ma non è il Teatro Massimo. È non è quello di Torino. No, Cinema Massimo è quello di Torino. Sì. Questo è teatro, adesso non... Oh, meno male che lo...
Adesso cercherò sul mio libro perché ne ho parlato, ma non mi ricordo. Quindi aspettate, mentre voi parlate, io vi cerco i... Aspettate, festival. Ok, aspetta. Io se posso parlare. L'anno No, fa... vai Ah, il pure, Teatro vai. Coppola! La sede principale degli eventi è stata il Teatro Coppola e ho scritto nel mio libro che di per sé è una storia che vale la pena di conoscere, un teatro occupato per essere restituito alla cittadinanza. Sì, perché tra l'altro infatti è un teatro occupato, però per... in realtà proprio perché l'avrebbero chiuso altrimenti, quindi era stato impiegato da persone che già lavoravano in teatro, ma in realtà da tutta la comunità proprio per fare degli eventi, per tenerlo vivo, tra cui il Vieni, che però dopo il 2019 appunto... ha inevitabilmente subito una battuta d'arresto. Però aspettate, stavate in realtà leggendo, no, Sì, la scusate, domanda dicendo la questione sul che passaggio dall'università al mondo dei festival indipendenti. Forse eravamo arrivati lì, prima di quella delle quello ragazze del abbiamo già porno. risposto. No, quella direi che appunto era già Ok, beh, le ragazze del porno, dai, Stambrini, Slavina, Lidia Ravviso, c'era anche l'attrice di cui non mi ricordo il nome, quella che aveva fatto il film Verdone, Madonna, Michele, quella che si aveva fatto il film Verdone, chiama. bannata dalla vita. Come si chiamava? Oddio, avete No, capito che allora un sto altro, dicendo? secondo me. Io ho una memoria pessima, non ti posso aiutare in questa cosa, No, ma anche però... perché è un discorso complesso quello, secondo me, delle ragazze del porno, nel senso che a livello puramente storico di Italia sono sicuramente, secondo me, un tassello da nominare. Noi le abbiamo conosciute non come ragazze del porno, ma le abbiamo conosciute alcune di loro singolarmente, quindi come persone che producevano contenuti pornografici a sé stanti e anche direi estremamente differenti le une dalle altre, nel senso che, ad esempio, Regina Orioli, raga, Regina Orioli, grande Carlo, ti vedo Esatto. preparato. Io personalmente parlerei, ad esempio, della Ravviso, che in realtà ha avuto forse fra tutte le ragazze del porno, diciamo, la spinta maggiore e anche attualmente più prolifica, nel senso che è passata dalle ragazze del porno a Erika Last, nel senso che attualmente produce anche per se stessa, però produce principalmente con la produzione di Erika Last, quindi sicuramente c'è stato un passaggio diverso. E le ragazze del porno in Italia sono forse le prime donne in senso, diciamo, anche più mainstream, nel senso che comunque erano arrivate anche canali Io Mediaset mi ricordo piuttosto che che le altri. conobbi perché vennero ospitate da Bertolino in TV, quindi aveva un suo programma, forse in Esatto. seconda serata, però insomma, alla Rai forse addirittura, quindi insomma non è così Anche con il scontato, programma no? con Rocco, se non sbaglio, Sì, no? cosa? Esatto, che quella è da dimenticare, a mio avviso, Cosa? Aspetta, l'evento cosa ha detto con Rocco. Arianna? Hanno fatto anche una puntata del programma di Rocco che adesso in questo momento Del non mi viene reality, che non mi il ricordo come si Rock chiama. Academy. Forse sì. Che però, ripeto, io penso che sia un'esperienza da dimenticare anche per loro stesse, nel senso che era il primo approccio forse reale, prima di tanti altri discorsi tra un tentativo di fare pornografia, quello delle ragazze del porno, leggermente diverso dai canoni prettamente mainstream, approcciandosi con il re del mainstream italiano, che è appunto Rocco Siffredi. È stata quella specifica cosa, secondo me, non ne sono uscite particolarmente bene, ma più che altro perché non ne sono usciti contenuti in merito a, diciamo, i due frangenti. Non le ragazze del porno, dico il format. Sì, no, Esatto. beh, il format però era il suo, quindi Ma poi tra rispettiamo l'altro quello che Lidia lui è. Ravviso, Stati, ma montati sicuramente no, ecco. Lidia Ravviso tra l'altro è prolifica anche perché lei ha lanciato un festival porno che si tiene a Londra, adesso mi sfugge il Esatto. nome, come si chiama, Sì. voi vi ricordate? Kinky qualcosa, mi sembra. Non sono sicura, però anche quello mi sa che forse è iniziato quando? 2018, 2019, non... 2 o 3 anni fa. Sì, comunque abbastanza di recente. No, non credo che fosse l'anno che è scoppiata la pandemia, credo l'anno prima, ma non ricordo il periodo. Poi comunque anche lì cerco di mettere poi tutti i riferimenti che stiamo nominando nella descrizione su YouTube, così almeno abbiamo insomma dei punti sui quali andare sui quali tornare. Sì, poi in realtà io delle ragazze del porno come prodotti ho visto i film di Monica Stambrini che sono...
Queen Kong e l'altro Io sono Valentina Mappi, in realtà non so se rientra ancora nel, cioè l'hanno fatto rientrare come progetto, mi sa che quello è solo un progetto suo. E poi sì, appunto Inside con la regia di Lidia Ravviso è interpretato da Slavina, l'hanno scritto assieme se non sbaglio, ma poi non credo che ce ne siano stati altri, anche perché andavano avanti con una raccolta di fondi, quindi insomma sono progetti fatti in un certo modo, onerosi alla fine, quindi insomma cioè da una parte mi dispiace che sia un progetto che sia arenato lì, e poi però mi sono posta tante domande rispetto a questa cosa, perché si è arenato, cioè al di là delle cose, cioè il discorso è sempre quello, il fatto che non c'è la possibilità alla pornografia di avere dei fondi per essere prodotta, e quindi queste pornografie piccole ma indipendenti, cioè se diciamo il cinema indipendente può accedere a dei bandi pubblici e quindi produrre delle cose che siano totalmente slegate a diciamo una richiesta di massa di determinate cose e quindi poi di vendite, la pornografia non può campare tirando fuori i 50 euro che, cioè, che ti sei guadagnato così. Cioè nel senso comunque sono prodotti costosi e allo stesso tempo non hai una distribuzione che poi può veramente rifarti tornare indietro quello che tu hai speso e non hai un minimo di sostegno pubblico per farlo. Infatti, cioè il discorso che noi portiamo avanti un po' è anche questo, cioè cercare di sensibilizzare, ok, il pubblico, perché avere una risposta del pubblico è sicuramente importantissima, però anche essere presenti all'interno del territorio, comunque farci conoscere delle istituzioni, per noi è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche perché per far capire che comunque esiste una pornografia che vale la pena che sia finanziata, volendo. Poi se noi ci ringraziamo il Comune di Bologna non ci cambia niente, perché alla fine sono sostegni europei e finché magari l'Europa non decide di cambiare regime per quanto riguarda quali sono i prodotti da non finanziare, ovvero violenza e pornografia. E pornografia. È vero, questa cosa, quando lavoravo al libro, infatti anche banalmente la cosiddetta tassa etica, se vai a leggerla, cioè c'è sempre accostata la pornografia a prodotti e contenuti violenti, cioè sono sempre accostati come le due cose da evitare. Sì, ma è un'IVA diversa per quanto riguarda le tasse sui prodotti pornografici, quindi le grandi, cioè le produzioni italiane, e ti parlo anche di quelle mainstream, si trasferiscono tutte all'estero perché non hanno la tassazione che c'è in Italia, quindi se già tu fai vedere che comunque i tuoi prodotti sono espliciti, sono pornografici, cioè ricevi una tassazione che non ti permette proprio di portare avanti un'impresa qua. Cioè. Ma invece vi ricordate il progetto svedese, come si chiamava? Porn Diaries, adesso Dio mi sfugge, che praticamente quello in realtà era stato non finanziato, mi pare, però anche lì era stato finanziato dalle istituzioni, però c'era stata quasi una giustificazione, sì, però l'abbiamo finanziato, ma perché? Cioè non c'è mai un discorso disteso di dire abbiamo finanziato un prodotto porno perché è un genere e ha il suo perché, e volevamo finanziare un discorso, un prodotto di questo genere. Ma qua, l'avevano rigirato sul femminismo, mi ricordo molto. La consapevolezza della sessualità femminile e bla bla. Ma è per questo che, per esempio, io sono personalmente dispiaciuta che il progetto delle ragazze del porno sia in questo momento inattivo, proprio perché loro erano interessanti, perché erano un progetto molto ibrido, proveniva da quasi tutte persone attive comunque già nel campo dell'audiovisivo, con carriere comunque di registe o performer nell'arte contemporanea, che però partivano con un progetto sul porno, equiparando, proprio come dicevi tu, il porno comunque a un genere come tutti gli altri per poterlo finanziare, no? Quindi purtroppo... Poi paradossalmente chi è riuscito ad andare avanti in quei progetti restando sul territorio italiano è ad esempio la Titta e la Barbara, che credo delle ragazze del porno forse era soltanto Barbara, se non sbaglio. No, Titta. Titta, esatto, scusate. Perché loro in realtà fanno non prodotti pornografici per come noi li definiamo, ma diciamo si muovono all'interno del teatro contemporaneo e della performance. Con quell'etichetta lì hai più margine, ma se ti occupi esclusivamente di cinema e quindi di prodotti audiovisivi, c'è un muro in Italia che è difficilmente varcabile sostanzialmente. Ma banalmente, con una cosa che si dice sempre, ma che poi si dimentica sempre,
che in Italia non li puoi girare teoricamente i film porno, cioè, soprattutto con una struttura, un conto è farlo in camera tua o diciamo in maniera semi amatoriale, ma se uno desidera avere la struttura che c'è nel cinema, in Italia non lo puoi fare. È molto complicato averla, certo, di fatto, perché comunque non si riesce a reperire fondi e hai tutte queste difficoltà. No, sì, questo è in dubbio. Però come ricorda, per esempio, tu dicevi, Mary, che nell'ambito dell'arte contemporanea in qualche modo si riesce ad accettarlo di più, e per esempio invece Mariella Popolla ricordò un accadimento a noi ben noto, che è quello legato a un'edizione del Festival di Sant'Arcangelo, che si interessava di sessualità, che appunto ha avuto una reazione attraverso i media con cui Magico Pissing faceva comunicazione di ovviamente una shitstorm di persone che insultavano il festival semplicemente perché, ed era un festival affermato, no? Il festival. Allora, voglio infatti circoscriviamo, perché non so se tutte le persone lo conoscono. Il Festival di Sant'Arcangelo era un festival, non so se solo di teatro. Io in realtà non ci ho mai partecipato dal vivo. No, arte performativa. Arti performative. Danza, teatro. Io mi ricordo l'anno, anche se non ci partecipai, era l'anno in cui volevo andarci, ma non ci andai. Dove andò, cos'era? Era il 2000. Era il 2010, c'era tipo Silvia Calderoni, invece l'evento di cui parla Mariella Popolla nel suo libro Eppur mi piace, non so a che anno faccia riferimento, non mi ricordo. Era tipo il 2017, ce lo ricordiamo perché ci avevano invitate a gestire un'installazione, una performance, un'installazione. Quindi voi eravate lì quando c'è stato tutto... No, in realtà eravamo universitari con la sessione d'esami proprio a boom, abbiamo dovuto rifiutare, ci siamo rimaste malissimo, ma comunque era, cioè, comunque Sant'Arcangelo non è Bologna, per cui dovevi metterci in viaggio, stare lì, eccetera, e quindi abbiamo dovuto rinunciare a malincuore, però ci ricordiamo di questa cosa. Però appunto cosa. Lei, se non sbaglio, nel libro racconta appunto Mariella Popolla, che è una che ha scritto appunto una studiosa, tra l'altro è stata anche ospite da voi venerdì 18 marzo insieme a Marco Malvestio, hanno parlato dei loro libri e poi c'è stata la performance di Eugenia Galli e Monosportiva, no, come che si chiamano loro? Monosportiva Galli dal Pan. Galli dal Pan, ecco. E appunto lei racconta nel suo libro di questa performance, che però è stata molto più, cioè c'è stato più una shitstorm sui social che non dei problemi effettivi al festival in realtà, cioè il festival in qualche modo l'aveva abbastanza interiorizzata. Adesso non mi ricordo bene, perché io il libro di Mariella l'ho letto mesi fa, quindi non ricordo bene. No, ma infatti era un odio per partito preso, appunto. Sì, cioè, però... da gente che manco c'era stata al festival di base. Che non lo conosceva minimamente, esatto. Prima, e che era solo capitata in questa bolla mediatica, però comunque anche questa è una rappresentazione, purtroppo, della nostra società. Ma non ti ricorda qualcosa? Non vi ricorda? Aspetta, a me ricorda quella cosa porno mainstream, porno etico? Tutti sappiamo che il porno è un problema, ma qual è questo cazzo di problema? Non si sa quello. No, a parte gli scherzi, perché vabbè, racconto, perché questo è un inside jokes, perché ovviamente vabbè, chi c'era ha potuto sentire. No, a parte gli scherzi, parliamo di porno mainstream. Ma voi cosa ne pensate? Ditelo alla vostra Claudia Schka, cosa ne pensate del porno mainstream? Del porno mainstream e del porno etico, esistono, non esistono, cosa sono, perché c'è questa contrapposizione? Voi da studiose, ditezelo. Ma guarda, abbiamo avuto modo di avere questo dibattito molto interessante, appunto, dopo che era partito con te il 25 febbraio, è continuato con Marco Vestio e Mariella Popolla, ed è sceso molto nel profondo, anche perché il libro di Mariella si sofferma moltissimo su questa questione, e per esempio ne solleva una molto spinosa, secondo me molto interessante, che è quella: basta un determinato, cioè il fatto che quel prodotto derivi
da una determinata corrente, un'impostazione femminista, tutta una serie di cose per definire un porno etico, e soprattutto che cosa significa etico, quali sono i parametri, quali sono i parametri per definire una cosa etica. Per esempio, ci stiamo riferendo solamente a un parametro legato alla retribuzione economica? Probabilmente è quasi più etico il mainstream, nel senso che sicuramente si può permettere di pagare i suoi performer molto di più del porno alternativo, quindi questo non ci soddisfa. Allora cos'è? È il tipo di rappresentazione che ne viene data? Allora sì, viene fatta una censura? Sì, però il tipo di rappresentazione, cioè il ritenerla etico o meno, è una cosa troppo soggettiva per poter definire l'eticità. Come diceva un intervistato del libro di Mariella, se io devo definire una cosa etica significa che il resto del porno non è etico. Se stiamo definendo solo etico il consenso che viene dato, allora quello che io sto vedendo in quel caso, nel caso non ci sia un consenso, non sto vedendo pornografia, sto vedendo il filmato di uno stupro. Cioè, dando per scontato che l'eticità, in senso anche della legalità, fa la pornografia, se no non è più, se non è più tale. È qualcos'altro, un reato. Cioè, e quindi sì, bisogna scendere sempre di più, no? Per comprendere questa cosa. Ma sì, ma anche perché poi, diciamo, il baluardo della pornografia etica, secondo, diciamo, i crismi più esteriori, che era Erika Last, sostanzialmente, in realtà neanche più di un annetto e mezzo fa, si era estremamente discusso in merito a il suo film sull'eticità o meno, sulla consensualità o meno del prodotto, portando proprio alla galla che forse, cioè, non è tanto da dove viene il prodotto a renderlo etico o meno, ma sia il modo in cui è stato girato, piuttosto che molti più fattori che definiscono cosa è etico e cosa non lo è, non sicuramente la corrente, diciamo, artistica che sospinge il prodotto. Esatto. Infatti, in questo senso, non mi ricordo se ne avevo parlato già martedì scorso qua, o comunque ne abbiamo parlato di recente nella chat di Telegram con di Agit Porn. Io consiglio di vedere un panel organizzato durante il Berlin Porn Film Festival del 2018 da questo collettivo che si chiama Miao Miao, scritto Meo Meo come Miao Miao, appunto, in nel inglese. Cuore. E loro puntano. Hanno fatto questo panel che si chiama Fucking Pay for Your Porn, e si sono molto, cioè, è interessante perché non è una riflessione su qualcosa al di fuori del loro raggio di azione, ma loro come registi, registe, performer, autrici, autori dei propri porno, insomma produttori, perché loro fanno porno, quello che chiamano porno do it yourself, si sono veramente chiesti, ma che cos'è il porno etico? Dove si può iscrivere il porno etico? Cioè, come facciamo a definirlo, non solo a livello nominale, ma a definirlo nel senso di circoscriverlo? Ed è molto interessante perché poi tutti loro, quasi tutti i performer tipo Teo Meo, ma anche Candy Flip, e non mi ricordo chi altro, loro sicuramente hanno anche lavorato all'interno di produzioni mainstream. E si sono trovati, anzi, in alcuni casi raccontano proprio come loro esperienza personale, che si sono trovati meglio rispetto ad esperienze in questo presunto porno etico, femminista, eccetera. Poi è ovvio che bisogna fare sempre le dovute, come dire, differenze, come dire, discriminare, no? Cioè, non nel senso di negativo, nel senso fare delle scelte in questo senso qua. Però ecco, lascia un po' il tempo che trova questa definizione, perché sembra un po' fine a se stessa, sembra un po' ethic washing, io l'ho definita da poco, perché mi sembra un po' veramente che si parli un po' addosso, cioè non un po' vuota, come anche la stessa definizione femminista. Che cosa vuol dire in realtà? Che ci sono presenti delle donne in tutta la filiera produttiva? Ok, ma com'è che ci sono dentro queste donne? Come belle statuine, hanno qualcosa che possono dire, hanno voce in capitolo, hanno agency, oppure no? Scusate che ci sono intanto delle... Sì, no. La mia amica dice, nonostante, Michela dice, fama capisse, un programma di Claudia Scado e poi arriva sempre la domanda finale sul porno etico, perché ormai la mia sessione, il mio prossimo libro sarà sul porno etico, e lo blasterò, in realtà, anche se mi piace, se lo blasterò per partita. Ma tipo, perché il discorso è che va benissimo il porno etico, ma il timore è quando
porno etico funge da, non so, rappresentazione migliore e quindi possa servire per non oscurarne un'altra. Cioè, allora esiste un porno etico, esiste un altro porno che ha un problema. No, cioè parliamone, nel senso, qual è questo confine? Sì, poi sembra sempre che si riferisce anche, cioè più che alla filiera produttiva, a volte io ho paura che si riferisca quasi ai contenuti che presenta. Esatto. Come se parlarmi dell'identità di una determinata sessualità sia più etico che non rappresentarne una cazzo de cane, però comunque ti ho... Sì, non vorrei che nascondesse quelle che sono le vere peculiarità per cui il porno alternativo, il post-porno, tutto questo tipo di pornografie sono interessanti, cioè rivendichiamo piuttosto un lato politico, un lato rappresentativo, un lato identitario di questo porno, piuttosto che continuare a chiuderci solo. Io credo che in realtà non sia solamente un problema del porno, questa etichetta dell'etico, cioè sta un po' attraversando tutti i prodotti, cioè un po', ma soprattutto tutti i lavori, tutto quello che è produttivo, nel senso che l'eticità non ha nulla a che vedere col porno, l'eticità del lavoro ha a che fare con il lavoro stesso, cioè quindi nel senso, anche se fai la cameriera c'è un'etica del lavoro, nel senso, certo, non puoi essere pagata una certa cifra piuttosto che un'altra, l'eticità parla proprio di questo, secondo me. Ma infatti anche un po' quello che io ho veramente voluto ribattere, che sono il mio libro, era proprio questo, fare tutto un discorso. Sì, ok, questo libro è sulla pornografia, ma quando parliamo di etica, cioè non possiamo farci una capatanta sulla pornografia e poi sul resto no, e comprare su Amazon. Ma di che discorso Bravissima. È? Che io compro il film etico ma su Amazon. E no, allora io non devo proprio comprare su Amazon, devo comprare alla fonte, esatto, direttamente da chi lo produce, per dire, quello sarebbe proprio una cosa super mega etica. E poi anche l'etica tiene conto del piacere. Per esempio, una cosa che mi colpisce sempre, che dice Regina Vertebra di Rosario Gagliardo, dice: per me, per esempio, etico è la produzione di qualcosa che io desidero in quel momento, che mi fa godere. E se io sono io stessa, per quanto mi fare porno, dovessi essere, tra virgolette, per mantenermi obbligata a produrre tot contenuti di un certo tipo al giorno, a settimana, mi scoccerei, perché magari in quel momento non mi va, non c'ho voglia di scopare, di riprendermi mentre scopo, però siccome devi produrre, poi lo devi fare, allora lì, solo perché è autoproduzione, però è etico, non è etico, cioè... Veramente fa macapisse, cioè sì, cioè mi sembra un po', veramente un po' un abuso di una parola che è tanto preziosa, secondo me, però è veramente svilita, cioè non, piuttosto, come proponevano alcune persone, porno indipendente, porno amatoriale, lo vogliamo chiamare alcuno, chiamiamolo amatoriale, però ha più senso questa differenziazione, cioè un porno di massa e un porno d'autore. Ancora meglio, forse, più che indipendente, lì ha più senso, secondo me. È un po' la divisione che c'è in qualsiasi altro tipo di arte, cioè alla fine, come anche la musica indipendente, diciamo, grazie, e invece esatto, e le case discografiche, insomma. Allora, porno è legato sempre a un discorso di moralizzazione, esatto. E quindi per il porno tutto è massificato, c'è un doppio standard, quindi, per cui diciamo, o ci libererà, sì, o invece ci dannerà tutti. Cioè, diciamo che non sembra neanche più che ci sia una... Ci sono i vicini di casa alle grotti che galoppano. Sentiti? Sì. Avete sentito anche voi? Sì, sì. Si sentono bene. Sentito un po' galoppare, no? La Madonna, sono le 22:28, no, non vi stanno dicendo di... Famo a capisse, un programma dove i vicini sono sempre molto accomodanti. Allora, aspettate che Carlo Migotto ormai l'abbiamo lanciato. Carlo, ma io non mi ricordavo di te, perdonami, ma grazie ai tuoi interventi. Di chiede: avete mai studiato, e se sì, cosa ne pensate, il fenomeno del primissimo Andy Casanova? No. Mi cogli impreparata. Carlo, dici qualcosa tu. Andy Casanova, dici che sono curiosa. Invece poi c'era un aneddoto riportato da Enrico, da Capixel, che dice... Ah, prima quando parlavamo di... Non mi ricordo più che cosa. Forse degli spazi, della produzione di porno. Mi viene in mente un racconto di Bob Log III,
non so se l'ho pronunciato bene, prima di un suo concerto che avevo organizzato. All'epoca viveva in una casa sulla spiaggia in Australia, di fianco a una villetta che veniva usata come set di film porno in stile anni 70. E i set si allargavano tranquillamente anche in spiaggia senza nessuno scandalo. Mi ha pure raccontato che le attrici erano molto pelose. Bene, ci fa piacere. Aneddoti, quindi allargare. Sarebbe bello questa cosa di poter usare il mondo come set pornografico. Al momento in Europa è fattibile soltanto a Cap d'Agde, da che io ne so. È l'unico posto in Europa in cui uno può farsi giretti per la città. Sì, ma perché è una sorta di isola felice in sud della Francia, dove nota per lo scambismo. In realtà sapete che a me, non lo so, non mi ispira molto, paura troppo che sia un carnaio. Io preferisco un po' le situazioni che ti trovi ad accoppiarti così in posti inusuali, no, non deputati. Io sono una fan del carnaio, non a caso amo la regina, che penso sia della mia stessa filosofia. Quindi carnaio tutta la vita, però senza ombra di dubbio un carnaio, cioè non è sicuramente un luogo in cui puoi andare in maniera troppo sprovveduta, devi avere un po' di consapevolezza a cosa ti ritroverai davanti. E poi il mondo dello scambismo è un mondo a parte, in cui si potrebbe fare una diretta esclusiva su quell'ambito lì, diciamo. Sì, 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 no, ma infatti qua che poi c'è tanto da dire, anzi, ritorniamo allo scambismo. Io non so, io non mi scambio, cioè io mi dono, perché da singolo mi scambio con chi mi scambia, con le mogli degli altri, con i mariti delle altre, non lo so, comunque, vabbè. Portatemi nei posti scambisti, ragazze. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Pass... No, non riesco a capire, ok, loro... Ah, perché nella chat non si può scrivere porno, ho dovuto censurare tutta una serie di cose, quindi si dice forno, quindi qua il porno è chiamato... Sì, perché ho dovuto, perché Twitch mi ha terrorizzato con le sue linee guida e quindi così. Io addirittura, cioè, nonostante che dice, volevo scrivere sul porno, ma non l'ho potuto scrivere perché è censurato, quindi non mi posso neanche pubblicizzare, quindi... Ah, guarda, da Antonio. Siamo state colpite da Shadow Ban per la copertina del libro di Mariella Popolla, che è fatta a forma di capezzo, ma cioè, è una evidente. Io infatti ve lo farei vedere, se mi concedete vi faccio vedere, perché sono state censurate le ragazze di Inside Porn, un attimo. Voi intanto parlate che le amiche e gli amici vi ascoltano. Sì, appunto, c'è cioè questa... E non è stato neanche per i nostri trailer del festival, dove io ciclicamente infilo dei capezzoli o scene non adeguate. Nemmeno per quelli siamo stati censurati, ma per un capezzolo poi digitale, nel senso che non era neanche una foto, cioè era un prodotto grafico. Della Popolla, che è l'immagine di copertina dell'evento. Eccomi. Che erano le tettine disegnate. Allora, in realtà gioca molto la copertina come un dolce. Però adesso mi censurano perché diranno, oh mio Dio, questo è un capezzolo. Però in realtà, cioè, sì, ok, si vede che... Però voglio dire, mamma mia, Instagram, sono tutti stati allattati questi qua del consiglio di amministrazione di Instagram col biberon. Succhiatele un po' sì, di minne. Mi ha detto Mariella che derive a Prodi, la casa editrice, non può pubblicare immagini della copertina perché bannano sempre, e che pubblicano sempre estratti del libro dentro, perché altrimenti non riuscirebbero a fare comunicazione. Se me l'avessero detto prima non l'avrei pubblicata neanch'io, purtroppo, questa comunicazione. Anzi, infatti, diciamo i vostri... Aspettate che recupero il link al vostro canale, così lo linko qua nella chat, anche se l'avevo messo in questi giorni pubblicizzando la diretta. Aspettate... Ah, Carlo Migotto intanto ci erudisce su Andy Casanova, ci dice che un regista di Parma lanciato da Silvio Bandinelli nel 2004, che è stato uno dei primi all'interno della distribuzione mainstream ad affrontare in maniera funzionale ma molto cruda nella messa in scena tematiche tipo violenza, incesto, ma calandole in un contesto di provincia italiana molto realistico. Io in effetti l'ho sentito nominare, però... Basta, bisogna approfondirlo. Mi informerò, Carlo. Molto interessante. Grazie, infatti, Carlo.
Nonostante dice per la copertina, è una mina di Sant'Agata versione carnivora. È una mousse, non un capezzolo. Allora, intanto qua sta. Allora, io vi dico una cosa: sta per scadere anche questa diretta. Io vi ho mandato un link di nuovo su WhatsApp. Non so se voi volete andare a botte di 20, di 40 minuti, 30 minuti. Cioè, ditemi voi, non voglio. Non so i vostri impegni. Sono le 22:34, non so cosa vogliate fare. Allora, Noi intanto. resistiamo stoicamente, credo. Ok, allora aspettate Io che non ce l'avrei recupero. un po' di sonno, Ma guardate, anche io oggi veramente. Poi oggi purtroppo Arianna si è dovuta subire le mie bestemmie perché non riuscivo a settare Twitch. E quindi dicevo, porco di qua. Anzi, no, veramente si può bestemmiare, ma non bestemmierò per evitare. ma è Ma stato scusate, ma divertente. io Io sono intanto sul stavo vostro. rispondendo delle mail, è stato cioè tu che dicevi, ma Non si può bestemmiare. No, no, ma se nel senso, cioè, sì, su Telegram si può, scusate, su Telegram, su Twitch si può Twitch. bestemmiare, poi magari su, ormai sono totalmente, no, è che sono presa, adesso sono sul vostro Telegram invece, sul vostro canale dove c'è la preview, adesso ne parliamo infatti del prossimo evento che farete quando è che lo fate ragazze? 22. Venerdì prossimo? No. No, 22 aprile. Ah, quindi insomma praticamente tra un mese, poco meno di un mese. Allora, io devo recuperare dove siamo noi. Siamo qua, adesso qua. Questo è il canale Telegram di Inside Porn. Se non vi siete ancora Domenica iscritte, prossima invece seguitele. siamo appena. Ovviamente le trovate Ciao. anche su Instagram come inside underscore p underscore o underscore r underscore n. Sono in shadow ban, quindi se non lo scrivete tutto per esteso non le trovate, ve lo dico perché io oggi per taggarle ho dovuto praticamente scrivere tutto per filo e per segno. E comunque seguitele su Telegram, che tanto noi siamo tutte e tutti su Telegram a fare le cose zozze, quindi molto più libera la situation. E appunto venerdì 22 aprile di nuovo al TPO di Bologna ci sarà un nuovo evento, sempre organizzato da loro, dove questa volta sarà proiettato Female Ejaculation, così si pronuncia mi pare, ci sarà anche Sì, perché Valentine. significa ejaculation. Oh, già, sai che perché Valentine che è Non ho bilingue capito dice il ejaculation, mi sa. significato. Allora sarà Mi sa, ejaculation. o ejaculation. Boh, non lo so. Adesso poi vado O su eia. Google Translate. Lei dice tipo ejaculation. Ah, ejaculation. Ma lei parla spagnolo poi, Ma magari. no, ma lei è Sì, bilingue, parla in inglese. Cioè, lei parla inglese. Beh, è nata spagnolo, sì, però anche a Londra. inglese. Lei è bilingue italo-inglese. È nata a Londra, mi pare, Lei proprio sì, credo proprio che sia nata a Londra, se non Valentine. erro dalla sua biografia che ho pubblicato non troppo tempo fa sui nostri canali, mi pare fosse nata a Londra. Confermo la G di gelato, quindi Female Ejaculation, se l'ho pronunciato bene, che è un documentario che parla proprio di eiaculazione vaginale, anche a me non piace chiamarla female perché ci sono donne che non hanno la vagina, quindi D'accordissimo, anche noi. Infatti anche il laboratorio di eiaculazione che faceva Valentine si chiamava Eiaculazione per fiche. Scritto con la K, tra l'altro, anche lì credo per varie censure, eccetera. E appunto ci sarà questo nuovo evento che si terrà al TPO, quindi ci sarà una prima parte, credo, più discorsiva di chiacchiere, di talk, e poi una seconda parte dove si guarderà il documentario. C'è solo Valentine o ci sono anche altri ospiti? No, siamo No, molto, no, invece siamo molto contenti di Ah, giusto avere perché c'è l'hacker la Kerpon, certo, sì. perché È è un vero! evento che organizziamo in collaborazione con loro, perché appunto uno degli spezzoni che mostrano sono proprio delle riprese di questo workshop che tu stavi citando, che credo l'ultima volta si sia tenuta, fosse proprio quella, si sia tenuta alla Kerpon, per cui li abbiamo invitati, tra l'altro noi l'avevamo visto proprio alla Kerpon dell'ultima edizione, Esatto, quando ci anch'io fu l'ho vista questo quando Giulia ci siamo viste io e te a dicembre evento. Esatto. scorso, è stato proiettato perché in realtà il documentario è già di qualche anno fa, credo, di un paio di più, forse addirittura di anni fa. Sì, ma noi abbiamo presentato il libro di Valentine nel 2020 e già mi parlava di questo documentario, ma mi diceva che non avevano ancora le idee chiare per la distribuzione, insomma ci è voluto un po', ma finalmente siamo riuscite a proiettarlo anche qua e appunto prima nominavamo Annie Sprinkle che è una delle protagoniste insieme ad altre persone molto importanti. Tra cui la Laura Meriti, che è Laura stata Meriti. forse l'unica che abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere personalmente, che lei invece è berlinese, appunto ha Poi costruito, c'è diciamo,
Diana Torres, che è stata colei che ha portato i workshop in Europa, perlomeno in Spagna, dalla Mostra Marrana, è stata anche, se vogliamo, l'insegnante, no, in qualche modo di Regina Vertebra, della stessa Valentine, colei appunto che ha proprio portato un discorso non solo di conoscenza del proprio, cioè anzi un discorso di conoscenza del proprio corpo, che è un discorso politico innanzitutto, perché ricordiamoci che il tabù sul sesso non è solo il tabù sulle pratiche sessuali, che già di per sé è terribile, ma è un tabù sui nostri corpi, cioè noi non sappiamo nominare i nostri corpi e quindi dare voce anche alle nostre paure, ai nostri desideri, ai nostri dolori, i nostri limiti comunque, quindi è una cosa molto, un laboratorio comunque molto bello, è un discorso molto interessante quello dell'eiaculazione per fiche, appunto. Vediamo qua quanto ci manca, io non so se mi aveva prima avvisato che mancavano 10 minuti, però poi non so se ci 3 minuti e 20, no? Infatti, perché sono là. Io direi, dai, allora ragazze, facciamo, mi rimetto da sola, eccoci, e spengo la chat di qua con Inside Porn per iniziare una nuova chat. Non ricordo se ho copiato, aspettate che gliela riporto. Allora, ah no, eccola, eccolo qua. Eccoci, insomma, mi fa piacere che vi stiate intervenendo con i vostri, appunto, interventi molto interessanti. Vediamo Donatella che dice: il documentario con Valentine si trova anche distribuito su Pink Label TV. Esatto, però credo che in quel caso non sia sottotitolato, invece se volete andare a vederlo sottotitolato in italiano, a Bologna, avrete poi la possibilità di farlo. Io in tutto questo non sono entrata nella riunione perché sono una rincoglionita e quindi anche le ragazze di Inside Porn non sono potute entrare. Oggi questi problemi tecnici, ma io in tutto questo vorrei bere un po' d'acqua, che ecco, l'è arrivata Maria Giulia, adesso arriveranno Arianna e Giulia. Un attimino, quando ci siamo tutte facciamo partire le riprese. Allora, intanto io mi disattivo. Ecco ragazzi, adesso arrivo. Allora, adesso Maria Giulia è ritornata a sinistra. è così, siamo creative. Eccoci ragazze. Quindi Hola. Devo... Eccoci. Allora, aspettate che di nuovo devo... Allora, Maria Giulia, fatti tutta la tua sinistra. Fatti sinistra, brava, ora? Sinistra, okay. Sinistra. A un ping pong stasera. Raga, scusate, io così, cioè veramente, c'ho del disagio registico. Non ce la posso fare. Allora, diceva Donatella, mentre voi eravate disconnesse, che il documentario di Valentine si trova, volendo, anche distribuito da Pink Label TV, che è appunto una piattaforma statunitense di Pink Label, Pink and White Production, sono di San Francisco, sono delle registe produttrici che hanno appunto anche fondato la Pink Label TV, dove si trovano appunto distribuiti vari film. Loro tra l'altro sono media partner di alcuni festival, come il Festival di Porno di San Francisco, anche quello di New York, se non sbaglio. Vedo anche Atene. Sì. Anche, ma a proposito, ma Atene... Non l'hanno più fatto, l'hanno fatto solo nel 2020, anche l'anno scorso forse, non ricordo. No, credo che ancora sia presto, nel senso che mi sa che loro escono tra primavera e l'estate, se non erro. A maggio? Allora, io mi ricordo che l'esordio è stato, doveva essere nella primavera del 2020, ad aprile addirittura forse. Poi c'è stata la pandemia, quindi l'avevano... posticipato la questione, forse l'avevano fatto a maggio mi pare, o addirittura è slittato totalmente a settembre, insomma non mi ricordo, no, comunque mi ricordo che poi, no, fu quando eravamo in lockdown pieno, quindi 2020, perché lo vidi online, vedi, prima una preview, poi lo vidi online, e poi non so se però è stato rifatto anche lo scorso anno, nel 2021. Forse sì. Perché non lo so. Io ho memoria dell'anno scorso, sinceramente, di sì.
Si chiama tipo qualcosa satir. Sì, satiri, allora in italiano sarebbe satiri e menadi, quindi satiris, esatto. E menadis, boh, adesso perché in greco non lo no, parlo. No, credo che l'anno scorso sia stato fatto, penso che quest'anno dovrebbe essere veramente a questione di poco tempo, dovrebbero lanciare, però penso che nessuna di noi sia al momento andata realmente a controllare che il canale sia attivo in questo momento. Ecco, loro molto particolari. Io mi ricordo che il primo anno, forse nella preview c'era stato questo corto, non porno in realtà, dove c'erano due drag queen molto molto kitsch nella messa in scena. Loro erano veramente molto, sembravano più delle maschere teatrali. Avete presente le maschere proprio del teatro antico, no? Con queste bocche così, insomma, ricordava più quella cosa che non delle vere e proprie drag queen. E mi ricordo che loro avevano fatto questo video dove praticamente prendevano il tè e avevano la merda. Ovviamente non era merda, però vi assicuro sembrava merda. Magari era merda, non lo so. Comunque io con lo scatto vi ricordo che io e Bastoni proprio eravamo disgustati. Regina Vertebra invece è molto zen su queste cose. Io dicevo no. Tipo lui era uscito dalla stanza, io avevo interrotto la visione. Perché lo avevamo visto ognuno per conto proprio, però lo avevamo commentato insieme e quindi c'era... Io veramente lo scat non è che lo rifiuto, però non ce la faccio, è più forte di me, ho un rapporto con le feci che non... Tra l'altro Donatella prima era stata molto punciale, ci siamo perse quello che ha scritto, perché quando parlavamo delle ragazze del porno aveva citato invece il corto di Insight di Seravina dicendo che è presente su Uniporn TV, sì, che è una piattaforma di porno indipendente molto sul pezzo, infatti, italiana, sì. Bene citarla perché abbiamo citato Pink Label, è giusto citare anche Uniporn TV. È la prima piattaforma di porno indipendente ed etico, mi sa anche loro dicono, italiana, dove si trovano, però a differenza di altre piattaforme, se non erro, da un po' che non ci vado, non c'è bisogno di abbonarsi, ma si può comprare il corto, il film che interessa. Singolo. Quindi i prezzi sono 4-5 euro, insomma prezzi molto accessibili. Tra l'altro ci dovrebbero essere anche dei cortometraggi di Diego Tigrotto, che insomma saluto se mai vedrà, che è un amico. E diceva Donatella, tra l'altro dice, aspetta, però non so di che cosa sta parlando. Ah no, aspetta, intanto si sta parlando appunto di Satire e Menadi, insomma del Festival Porno di Atene, e Donatella dice che l'hanno fatto online anche lo scorso anno, forse prima dell'Hacker, perché l'Hacker si tiene a maggio di solito, vabbè, poi l'anno scorso l'Hacker in realtà è stato fatto a dicembre, quindi un'edizione totalmente strampalata di calendario. E Donatella, che ha visto il film che dicevo io, dice quel corto era molto surreale, sì. E poi... invece, nonostante dice che per l'edizione 2022 le sottoscrizioni, le submission open, quindi insomma, però non so quando lo faranno a questo punto, però molto interessante anche insomma vedere festival, cioè come, non so come viene accolta, anche se poi i film che girano bene o male in Europa sono un po' gli stessi, in realtà non solo in Europa, anche quelli dagli Stati Uniti, poi quelli che girano nei circuiti dei festival spesso si... Se li hai visti da una parte li rivedrai dall'altra. Però è interessante come ogni festival declini a modo proprio la questione. Loro erano molto ironici, sarcastici, era molto paracula come paracula nel senso di... come posso dire, molto veramente mi viene da pensare molto alla commedia greca, a quel tipo di oscenità. Sì, cioè mi viene in mente veramente Aristofane, quella roba lì, ovviamente in chiave moderna, perché comunque anche Aristofane, che se ne dica, un maschilista di merda, quindi ricordiamoci anche, c'è anche Lisistrata, tra le donne in Parlamento, sì, tutto bello, ma con i suoi limiti, è così... E così lezioni di storia greca, di letteratura greca, Claudia Scasta, Aristofane. No, lo amo Aristofane, però voglio dire, c'ha i suoi limiti. Vediamo come tutto bisogna contestualizzarlo. Appunto, infatti. Non sarò una di quelle che dirà, no, non studiamo Aristofane perché ciò era maschilista, perché le donne, perché poi le attrici non erano attrici, erano attori vestiti da donne che interpretavano ruoli femminili, no.
Per quelle cose andate negli Stati Uniti, nei campus universitari statunitensi, lì avrete tutta la censura che volete, qua no. E grazie Twitch, piattaforma statunitense, soprattutto l'accoglienza! Qua che ora è? Ormai è delirio, raga, ormai proprio... Allora, Carlo Migotto dice, l'icnusa non filtrata è etica? Non ti so dire perché non credo che sia neanche prodotta in Sardegna. No, forse è prodotta in Sardegna. Noi stiamo bevendo... Sì, Claudia, il birrificio è a Semini. Ah, Semini, vedi, no, perché è dell'Heineken, l'icnusa è di Heineken, quindi raga, cioè, di che stiamo tutto parlando? Tutto è Heineken, amici, cioè tutto quello noi che... Noi stiamo bevendo un vino rosso prodotto a San Patrignano, quindi secondo me è abbastanza etico, dai. Ti assicuro di no, basta fare un saltino al ristorante di San Patrignano per vedere che non è etico neanche quello. Ok, pubblicità proprio, cioè, ciao, ciao, sono Claudia Sca, volevo degli sponsor ma non potrò venderli. Non vai a averli. Allora, nonostante che tra l'altro come me sarda dici alla domanda di Clusa non filtrata etica risponde solo se la bevi con le mani così. Ok, ormai proprio siamo passati dal porno al delirio. E non so se ci sono ragazzi e ragazze della chat, se volete fare altre domande. Io invece avevo una domanda in realtà, cioè che era collegata alla prima cosa che avete detto, cioè il fatto di questo vostro compagno, non ho capito se era un compagno universitario, un collega d'università, eccetera, che vi ha proposto questo, cioè di questa ricerca, ma l'ha proposta solo a voi tre? Cioè io queste domande ci ho capito, questi punti, oppure perché voi già vi stavate occupando di pornografia o perché c'è stata questa cosa qua? Sono curiosa di questo. Perché eravamo scabrose di fatto, nel senso che in realtà parlavamo H24 di rappresentazione di corpi e di sesso nell'arte, magari in un contesto universitario, all'infuori del contesto universitario dove comunque questa persona poteva capitare, fosse presente, era la sessualità nelle nostre vite, come poteva influenzare i rapporti, vi dicendo, era veramente un discorso che faceva parte di noi veramente da sempre, quindi secondo me lui si è sentito legittimato in quel contesto, che comunque era universitario, di dire ma queste non sono delle cretine, si interessano di questo argomento che accademicamente è assolutamente, almeno ai tempi era abbastanza... messo da parte, perché non metterle alla prova in maniera concreta con un progetto che richiedeva quindi un impegno sicuramente diverso dalla chiacchiera sotto i portici di Bologna. Quindi un bel giorno ci ha detto, lo sapete che io convivo con un pornoattore, il mio coinquilino fa il pornoattore per notte casa mainstream, ma perché non venite a intervistarlo? E noi siamo partite con i nostri zainetti, i piccoli registratori, e siamo andati a intervistare quello che è stato il nostro primo pornoattore, che è Raul Costa. Seguitelo, anzi. Sì, molto attivo. Poi, cioè, insomma, già all'epoca lavorava per Legal Porno, e che comunque, cioè, insomma... Il primo trauma vero all'interno di questa storia. Alla fine sì, era affermata, però Legal Porno un po' il sogno di quasi tutti i pornoattori, quindi... È stato anche un primo incontro molto proficuo da quel punto di vista lì, anche perché poi tra l'altro lavorando per due società che facevano prodotti essenzialmente diversi, perché la Legal Porno fa principalmente gonzo, quindi senza trama, spettacolarizzazione del sesso, molto 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 hardcore comunque come diciamo impostazione, invece Sin Drive aveva tutto l'aspetto della trama, un po' mega kitsch assolutamente, per carità, però comunque ci ha anche dato modo di fare subito un confronto tra due modalità di rappresentazione della pornografia, che non è stato insomma male, ecco, come inizio. Da lì è partito un trip che non si è ancora fermato, siamo al 2022. Quindi voi avete, ma secondo me è stata una cosa anche veramente molto fondamentale, è stato realmente il parlare con una persona che era all'interno di quel mondo lì, nel senso che noi forse il primo approccio eravamo piene di stereotipi del cos'è il porno mainstream, come funziona, quindi e invece lui anche banalmente ci ha fatto dei racconti che non erano minimamente vicini a quello che noi pensavamo, ma dal fatto che gli uomini avevano di fatto un valore estremamente inferiore
a livello contrattuale proprio, delle donne, piuttosto del come anche si strutturavano i rapporti tra performer all'interno di quella pornografia lì. Secondo me eravamo veramente molto a digiuno e molto più piene di quello che è il pensiero comune, quindi il film porno mainstream è quella roba lì, cioè tutte molto più scena che tutt'altro, quando poi in realtà anche lui ci fece dei racconti che erano ben diversi da quello che noi ci aspettavamo. E il percepire quella non aderenza da quello che uno pensava di sapere alla realtà, secondo me è stato anche quello che poi ci ha spinto effettivamente a dire ma no, forse se vogliamo veramente capire che cos'è il porno in senso lato, l'unica via è entrarci dentro e quindi parlare con chi lo fa di fatto. Ma infatti poi, questa è una cosa che mi sono molto chiesta anche io, no? Dicevo, cavolo, per carità, a me interessa l'argomento, lo studio, me ne occupo, però alla fine io, per quanto possa essere appassionata, per quanto possa fare i miei esperimenti personali, non faccio porno, cioè non lavoro nell'industria, non faccio quello di lavoro. Quindi comunque la mia conoscenza come insider sarà sempre molto superficiale, molto hobbistica, diciamo così. E invece la cosa bella è proprio stare ad ascoltare chi quel lavoro lo fa a vario titolo, chi fa regia, chi lavora nella crew, chi performa, eccetera, perché proprio hai uno sguardo dall'interno e finalmente senti le voci delle persone di cui noi, perché mi metto insieme a voi, cioè noi parliamo di queste cose, però non le facciamo, ce ne occupiamo. E alla fine, cavolo, ma chi è? Cioè, parliamo degli altri, ma loro come fanno a parlare se nessuno dà mai loro voce? Ci sono sempre delle persone che li sovradeterminano. Quindi secondo me veramente è molto importante stare ad ascoltare queste persone. Devo dire che come voi anche a me è capitato quando ho intervistato persone, soprattutto diciamo così, che fanno il cosiddetto porno mainstream, che veramente cioè, ti raccontano degli spaccati che tu dici ah no, mi aspettavo, ma come, non mi racconti che vi menate, che le tratti di merda le donne, cioè, capito? Questa cosa qua, invece ti dicono, cioè mi ricorderò sempre appunto quando avevo intervistato Romeo Mancini che, ma senza che io lo imbeccassi eccetera eccetera, lui mi chiesi ma come funziona, che so, una relazione standard sul set, come funziona? E lui mi disse tutta una serie di step. E tra questi, prima di tutto, proprio mise le mani avanti, no, il consenso prima di tutto, ma scherzi, il consenso è un tema adesso molto dibattuto, eh. Quindi quando c'è tutta questa roba, no, il consenso lì, là, lo stupro, ma dove? Per carità, ma io non sto dicendo che non ci siano le situazioni di abuso, ma non saranno né più né meno che in altri ambiti, cioè quello, è per quello che io mi indispongo molto e poi sembro quasi la paladina del mainstream. Poi a me il porno mainstream in sé per sé, cioè certe narrazioni annoiano anche molto perché sono ripetitive, però detto questo sti cazzi. E, scusate, invece, non so se voi conoscete, perché vi chiedono o ci chiedono se ne conosciamo altri, il progetto di Erika Last, The Porn Conversation. Ce l'avete presente? Quello di conversazioni più che altro con i genitori o con le famiglie, cioè parlare di pornografia a chi ha figli, fondamentalmente chi ha figli piccoli, quindi bambine, bambini, adolescenti, perché Carlo Migotto, il nostro Carlone, chiede esistono esempi italiani di progetti sul modello di The Porn Conversation di Erika Last? Che io sappia no, però io non no. So, magari essendo sul fuori porno, da... Sul porno specifico no, ci sono vari progetti che parlano di sessualità o appunto nelle scuole, quindi ai diretti interessati, ma anche avevo visto vari progetti, per esempio su appunto l'educazione dei genitori, ai genitori su come parlare di sessualità liberamente con i propri figli e come appunto non... C'era anche un panel carino al Porn Festival di Berlino, però non c'entra niente con l'Italia, però mi è venuta in mente questa cosa proprio sull'aspetto di il dialogo col figlio nel momento in cui si è una sex worker o un sex worker, insomma, cioè come parlare del proprio del lavoro e della sessualità ai figli. Sì, però a livello di italiano questo tipo di esperimento qua in questo momento non... No, però in Italia sono da tanti anni che ci sono in realtà corsi di genitorialità,
che riguardano magari anche appunto periodi specifici della vita del proprio figlio, quindi tutta l'adolescenza, il rapporto quindi con la sessualità, ma da noi la parola sessualità viene sostanzialmente cancellata e sostituita con tutto quello che è l'emotività e l'emozione, l'affetto e via dicendo, nel senso che in Italia non esiste effettivamente un percorso legato alla sessualità, ma neanche in ambito prettamente adolescenziale, dove è qualcosa che succede per cause di forza maggiore, nel senso che tutti gli adolescenti, chi prima, chi più tardi, si affacciano alla sessualità. Una struttura, diciamo, ministeriale che cerca di dare delle basi ai genitori non c'è da noi. È più probabile che trovi progetti singoli, perché quelli io sono convinta che esistano in realtà, però sono progetti singoli, quindi in realtà sono realtà che riescono a vincere un bando infilandosi all'interno del tortuoso mondo legislativo italiano, e però è una minoranza, nel senso che stiamo parlando che magari succede in un liceo a Milano, in un liceo di Milano, quindi non tutti i licei di Milano, ma in altrettanti, cioè non c'è, diciamo, una direzione dall'alto in di queste tematiche, non c'è. E si è unificata, diciamo. Cioè, nonostante che suggerisce un progetto, fa, non è un progetto italiano, ma consiglio sex positive underscore families su Instagram. Ciao Bud, benvenuto. Allora, invece Capixel dice: ma che scherzate, la sessualità in Italia spunta all'improvviso dopo l'esame di maturità con un sonoro pop. Esatto, arrivi all'università e sono cazzi amari e malattie sessualmente trasmissibili. Però deve comunque rimanere una cosa intima, privata, di cui non si può parlare mai assolutamente, perché appunto è oscena, quindi non può essere discorsa in maniera pubblica. No, no, ma infatti, però a me interessa moltissimo, infatti mi piacerebbe molto fare una serie di interviste a persone che fanno porno, comunque lavorano con la sessualità, ma direttamente, quindi come performer, perché non è come parlare della sessualità, perché noi nella società, che so, voi e me, siamo viste come le intellettuali, vedi, loro se ne occupano, lo studiano, quindi come qualcosa di alto. Chi lo fa in automatico è una merda. Perché una cosa è parlarne, quindi essere persone composte, dotte, cioè la Mona Pozzi che in maniera vestita elegante veniva invitata nei salotti, ma la Mona Pozzi che c'è poi nei film, no, quella no, cioè questa cosa come se fossi, capito, due persone, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E invece secondo me è molto interessante parlare con persone che fanno porno, insomma sex work in generale, e hanno dei figli e delle figlie, come si relazionano, cioè glielo raccontano loro, è qualcosa che viene fuori, non so, cioè mi piacerebbe molto capire come funziona poi nel quotidiano, rispetto anche magari ai pregiudizi della società, a come la vive il bambino, la bambina, oppure il ragazzo, la ragazza, e... Oddio, aspettate. È sicuramente un intervento in questo senso in Estasi dello Sceno, se non sbaglio, di Rosario Gallardo, o comunque nel loro blog, perché lei si è scontrata più di una volta. La maternità sovversive, no? Quelle... già. Con il suo lavoro, con magari le madri dei compagni di classe, dei suoi figli, quindi sì. Abbiamo dei gatti in questo. fateci vedere i gatti, che siamo un po'. Poi Carlo dice: sarà quasi una proposta scabrosa. Perché no, se te lo dico in francese, tipo fammi vedere le chat, sono le fighe. Allora, Carlo Bigotto dice: giuro che è l'ultima. C'è in Italia una trasmissione televisiva dove si parla con un approccio genuino e normalizzante di sesso, sessualità e porno? Una trasmissione? No. Sì. Allora, scusa, ieri, eccolo il gattone o la gattona. Ciao, gattone.
ti chiamerò Gatton con lo schwa. In realtà non so se voi l'avete sentito, lo voglio ascoltare, lo già nominavo martedì scorso. Ieri è stata lanciata la prima puntata di Pornazzi, che è un podcast di Melissa Panarello, e sono curiosa di sentirlo, però non so se sarà un episodio a settimana, un episodio al giorno, un episodio al mese, quindi mi devo un attimino informare. Era stato promosso, l'ho visto su Instagram, da Storie Libere, Storie Libere FM, adesso come si chiama, e sono curiosa perché ho letto che appunto parlerà un po' di storia della pornografia, eccetera. Non so se ci saranno interviste, comunque vediamo. Sicuramente è un argomento caldo, cioè il paradosso della pornografia in generale, della sessualità, è che da una parte siamo molto, come dire, bombardati da messaggi erotici e pornografici, e dall'altra però no, non se ne deve parlare, cioè tutti ne parlano, tutti la guardano, tutti la fanno, nessuno ne parla o se ne parla in un certo modo, non lo so, non lo so se dire piuttosto che non se ne parli meglio che se ne parli, perché a volte a seconda di come se ne parla, secondo me, fanno solo danni. Quindi dico, non lo so, ci stiamo facendo bene. Però di lei lei non è una che mi dispiace, quindi sono curiosa di sapere che cosa ha fatto. Pornazzi, andiamo poi a sentirlo. Parliamo bene di porno, direi io, no? Sì. In realtà di progetti sulla pornografia italiani, cioè adesso mi sento, visto che stiamo parlando di podcast, io sto ascoltando il podcast dei Pornonauti. Ah, sì, ho iniziato ad ascoltarlo anche io. Cioè, loro sono veramente super ingenui e terribili per certi aspetti, però fanno sbellicare dalle risate. E in effetti comunque è utile, perché poi intervistano un sacco di persone italiane che lavorano nel porno all'estero e non. E comunque sì, cioè, raccontano moltissime esperienze diverse, per cui è anche modo di comparare, no? Tutta una serie di mondi differenti, e appunto fanno anche quello che avevamo iniziato a fare noi attraverso le interviste delle persone, a ricostruire quello che è il mondo della pornografia. Poi loro hanno un tipo di impostazione sì. un po' così. Sì, sì, sì. Fa scappare un po' dal sorriso il disgusto. È vero, guarda, li ho ascoltati tipo facendo la doccia qualche, tipo venerdì scorso, e ho detto, ma che è sta roba? Però in realtà ti dirò, c'è, cioè, anche quello, a me, cioè, piace anche questo, cioè sentire appunto come le varie persone si approcciano, eccetera, perché loro comunque hanno un progetto molto chiaro, poi ovviamente lì finalizzato, cioè questi fanno i soldi col culo delle performer, da quanto ho capito, perché loro hanno, esatto. Se non ho capito male, hanno un OnlyFans dove piazzano queste, cioè piazzano sicuramente, poi mi auguro che sia un guadagno, come dire, etico. Un mutuo guadagno etico, dove loro si occupano magari della parte social e quelle devono preoccuparsi di produrre contenuti. Però intanto, non lo so, cioè comunque mi incuriosisce il loro progetto. Loro sono sicuramente bravi a fare il podcast. Sì. Poi, per quanto riguarda la loro conoscenza della sessualità, sono delle tremende. No, cioè, siamo ancora veramente a così. Le prime puntate li stavo per abbandonare. Poi ho capito però che loro in realtà non si ponevano mai in qualche modo sul piano di ti racconto il porno. Cioè si ponevano proprio sul piano, sono un ignorante pornonauta che mi spara un sacco di seghe e ti do la possibilità di sentire che cosa da dire questa attrice o questo attore in merito a queste cose. Che non è scontatissimo, se ci pensi. Ascoltandoli, poi ti rendi conto che pure loro, cioè, hanno costruito, cioè, questo qui è il loro personaggio, cioè il personaggio di una persona che impara tutte le volte, no? Che ha a che fare con delle persone un po' più consapevoli di loro. Poi, vabbè, può piacere, non piacere, io alla fine li prendo così come sono e mi diverto. Ma sì, cioè dire. L'importante è che non vogliano fare come si chiamano quelli Academy Lover, come Play Lover, Academy, quelli che vogliono inserire a rimorchiare, che con quelli proprio la vulva mi rientra dentro la vagina e rimane solo questo velo di carta velina. E, praticamente, non sapete chi sono i Play Lover Academy? No, allora vi erudisco. Play Lover Academy, ma li trovate su Twitter, li trovate anche su Instagram. È questa azienda, sono credo due soci, due tizi,
allucinanti che hanno fondato questa sedicente accademia per imparare, per insegnare alle persone, agli uomini, ovviamente uomini eterosessuali, a conquistare le donne. Quindi noi siamo terreno di conquista. No, ma raga, cioè, pare di essere in cavalleria rusticana, cioè, ma neanche, quelli erano più eleganti, ma cioè, proprio siamo... di Red Pill questa cosa. Ma secondo me in maniera anche... ingenua. In maniera anche non consapevole, però sì, praticamente poi è una matrice, se vogliamo, comune. Cioè, di questi che fanno i soldi sulle sfighe... No, ma raga, veramente una cosa lucida, è sparare sulla Croce Rossa, veramente, andare lì... con le bombe, anzi, cioè, bombe a mano, bombe nucleari, cioè, veramente... Allora, aspettate un attimo, perché qua intanto la chat si è di nuovo ravvivata. Ecco, Poldo, che si è palesato. Ciao, Poldo. Allora, è stata fatta una battuta sul gatto, perché oggi nella chat si parlava di essere o meno carnivori, io ho detto, raga, io, cioè, belli gli animali, però, nel senso... Io, se mi dovessero dare un cane, mi piacciono i cani, i gatti, mi piacciono i gatti, me li mangerei, cioè non mi farei molti problemi. Sono animali, cioè mi farebbe forse più schifo mangiare la cavalletta, ma per abitudine, però mi mangerei anche quella. E quindi è stata fatta una battuta su di me dicendo, aspetta, è stato scritto, attenti che la scasse mangia il gatto se per sbaglio finisce nel suo lato della cam. Poi, non glielo faremo arrivare allora, che Claudia è ingorda. Però Capixel dice: non provateci quel pasta felino, è mio, in quanto vicentino ho la prelazione, giustamente. Allora, la chat ecco, sbagliata dove mostrarlo, poverino. Nerdream, adesso c'ha paura, non si palesa più. Nerdream dice: comunque, in merito al programma TV c'era Vizi Privati, Pubbliche Visioni, Lombardia 7, 1993-1994, con Maurizio Paradiso. E poi, ammazza che ricordi, ovviamente, che brutta immagine, non ho capito di che cosa. Il tema rappresenta la siccità con una mutazione fisica. Di che cosa siamo... Il porno. No, non lo so più di che cosa stanno parlando. Chat in pausa con lo scorrimento. No, forse sono io che ho fatto dei danni. Ok. Non lo so, poi non, ad un certo punto non sono più riuscita a capire di cosa, come si è evoluta la chat. Cioè, questo ultimo scambio di 3 battute non ho più capito. Che brutta immagine è cosa? Mi ha preso. Ah, brutta immagine del rientro della tua vagina nella vulva. Ho capito, ma Playlover Academy, raga, mi fa venire una secchezza vaginale di quelle che manco con 2 litri di lubrificante. Cioè, proprio... Ciao mamma, se guarderai di nuovo questa. Ecco mamma, porn conversation, ecco, giusto per avvicinarti un po' al tema delle zozzate che facevi con mio babbo. Allora, quindi, suggerimenti, allora devo trascrivere tutti i libri che abbiamo nominato, tutti, no, ovviamente dei pornonauti non lo suggerisco, non lo scriverò su YouTube di vederlo, quello col cazzo che faccio pubblicità. Comunque, sapete che mi piacerebbe provare a contattarli loro, cioè sono curiosa di capire come hanno deciso di fare sta roba. Cioè, sono curiosa di sapere questo, di conoscere l'approccio un po' che hanno, perché comunque loro hanno abbastanza poi successo, non... quindi vabbè, lavorano abbastanza su qualcosa di, tra virgolette, facile in qualche modo, no? Cioè, prendono un bacino di pubblico abbastanza ampio. Ma sì, fanno sempre le solite domande, riescono comunque a avere un sacco di, insomma... Engagement. Sì, esatto, cioè ovviamente facendo interviste a persone di un certo spessore, cioè anche il tuo discreto seguito, ecco, sicuramente. No, io infatti vorrei consigliare a tutto il pubblico un blog super trash, anche un po' datato in realtà, ma dove io per cause di forza maggiore, per il nostro ultimo evento, al quale poi non ci sono stata, mi ero preparata cercando, visto che era esclusivamente di pornografia mainstream, e quindi anche divulgata e, diciamo, distribuita via DVD o meno, ma io vi super consiglio il blog, che è il blog tipo fermo ai primi anni 90, cioè proprio quindi fotina di fianco e testo di fianco, di Adult DVD Talk, dove veramente si riescono a trovare non informazioni effettive, ma come, come un pubblico adibito e cresciuto con la pornografia mainstream
interpreta quello che vede. Quindi non ci sono soltanto, ah cazzo, quella c'ha delle menne incredibili, che fica che è, ma ci sono veramente quasi dei ragionamenti artistici. Delle dissertazioni proprio. Assolutamente. Io sono rimasta quasi scioccata perché non credevo di trovare, e poi la maggior parte delle informazioni, ad esempio, su questa attrice, su questa regista mainstream, che è appunto, che adesso mi sono già dimenticata. Mason. Esatto, che è Mason, esatto. Tutte le maggiori informazioni si trovano dentro questo blog super trash anni 90. Come si chiama? Però Adult? Come si chiama, scusa? Adult DVD Talk. Io lo consiglio veramente tantissimo, perché in realtà è come scendere in piazza e poter fare domande a persone, però con il vantaggio di una volta che dietro a un nickname potevi dire sostanzialmente realmente la verità, cosa che adesso non esiste nemmeno più quella, perché con i nickname ormai si niente lo stesso. Però è veramente molto interessante, e questo è un sito, ma in realtà tutti i blog legati a piattaforme o meno hanno poi un parterre estremamente interessante di persone che argomentano effettivamente, perché se uno comunque cresce a porno dalla mattina alla sera, a un certo punto qualche domanda se la pone, per forza di cose. Quindi è veramente molto interessante anche questo lato, che non è minimamente accademico, che è anzi forse il più popolare possibile, e anche il più intriso poi di è stigmatizzato. Eteropatriarcato, assolutamente. Ma poi tra l'altro è quello di cui Marco nel suo libro Annette, lui riporta, esatto, vari stralci di conversazioni, oppure dice, ah è stato su quel sito, mi hanno suggerito di fare questo, mi sono confrontato con quell'altro diceva così e cosa. In realtà poi voglio dire, ma come chiunque, sì, puoi anche guardare una marea di porno, ma nella vita fai anche altro, cioè sei una persona, esatto, che studia, che lavora, che magari c'è una famiglia, che c'ha delle passioni oltre al porno. E quindi c'è, anche pensare che queste persone siano veramente delle scappate di casa, che solo perché magari hanno un certo gusto estetico e piace loro guardare un certo tipo di porno, pensare che siano delle persone troglodite è anche abbastanza presuntuoso, no? Cioè, ma chi siamo noi, o chi sei tu per dire quella cosa? E quindi è bello. E poi effettivamente, se non sei una persona che guarda solo il suo ombelico, appunto ti poni delle domande, ma come te le poni, si spera, per la tua vita in generale, non solo per la, esatto, per la pornografia. Quindi mi auguro che un po' di spirito critico, ecco, le persone lo sviluppino nel corso dell'esistenza. Allora, vediamo un attimo che viene detto. 6 minuti. Mancano 6 minuti. Nonostante, dice, la user experience di questo sito mi sta facendo sanguinare gli occhi. Di Twitch, intendi, sì, è una merda. Carlo Migliotto dice, esistono magazine cartacei che consigliereste? Una marea, io direi. Ma attuali? Cioè, sì. L'anno scorso avevamo fatto, per il festival di, appunto, il nostro cielo porno, una preview che era esclusivamente incentrata su fanzine e riviste che si occupavano appunto di pornografia o comunque di immagini di quella tipologia. E in realtà a livello indipendente c'è un mare in piena, nel senso che è in mano alle nostre generazioni che si occupano in buona parte di sessualità, quindi in realtà di titoli ce ne sono tantissimi, da OC, che può essere un pochino più scherzosa, a non mi viene assolutamente, Giulia ti prego aiutami, non mi viene in mente come si chiama l'altra, Cabold Magazine, che però è più Flute e OC sono tutte e due delle fanzine indipendenti. Flute e Friulana, OC ne abbiamo parlato la volta scorsa, non vi ho fatto vedere Flute in effetti, OC invece è romana, è di Alice Scornaglienghi, esatto, e lì pubblicano magari solo racconti erotici, però invece Flute è proprio una fanzine dove ci sono anche interviste, approfondimenti, sì, eccetera. Come fanzine anche Ormoni, che abbiamo avuto ospiti con il loro banchetto, sì, all'ultimo progetto qui local di Bologna. No, l'ambito editoriale secondo me è pieno di prodotti che si occupano di sessualità anche in maniera diversa, dalla saggistica piuttosto che, come stavamo dicendo noi invece, più all'arte visiva, che può essere fotografia o illustrazione, o la saggistica che è Kabul, che è un mattone dove però in realtà anche i ragionamenti affrontati sono
anche molto ampi, nel senso che non si restringono soltanto magari all'ottica antropologica della pornografia, ma anche in ambito filosofico piuttosto che politico e via dicendo. Ce n'è una svalangata, lì il problema è, nel senso, noi sicuramente possiamo fare delle liste, che lì dipende veramente tanto a dove tu ti trovi e quindi la città, nel senso che non hanno una distribuzione che può essere la libreria, ecco. Però magari contattando direttamente, per esempio con Ossì, se li contatti tramite i social, poi paghi con PayPal per dire e ti arriva a casa. Bene o male poi tutte agiscono così, magari alcune hanno proprio, si sono anche fatte un sito o sono contattabili tramite le piattaforme social e quindi riesci a comprarli, però sì, è difficile che li trovi distribuiti in libreria o magari abbiano anche proprio un vero e proprio sito, perché anche avere un sito e avere la piattaforma di e-commerce è dispendioso. Comunque anche sì, o magari certo. Sono solo in determinate librerie specializzate sul genere, mi viene in mente per esempio la molto bolognese Edizioni Minoritarie, che per esempio esatto. Qua si trova da Igor. Ma poi comunque queste qua in questo senso sono tutte, diciamo, produzioni che tendono a parlare di sessualità, non sono specifiche, diciamo, sul porno, non sono specifiche sì. Sul porno sì, però nel senso anche, cioè, mi sento di dire che magari ci sono anche altre riviste che magari si focalizzano su determinate tematiche, tipo anche Jacobin ad esempio, uh-huh. E però ecco, non è che trattano solo quello, magari ci sono... Sì, internazionale, cioè vabbè, che poi vabbè, internazionale certo. È un'altra cosa ancora. Appunto, sei fantastici consigli. Ma lì è un po' anche di moda probabilmente, nel senso, senza togliere assolutamente testate come Jacobin o internazionale, però secondo me l'arrivo di determinati dossier su determinate tematiche, perché la tematica della sessualità e della pornografia negli ultimi 5 anni è molto esplosa anche da un punto di vista meramente mainstream. Claudia, dobbiamo salutarci, abbiamo 2 minuti, sì, ci stai dicendo qua. Sì, ragazzi, no, lo stesso anch'io adesso interrompo perché anch'io sono arrivata al capolinea, però vi ringrazio tantissimo, spero di vedervi presto, spero di prima o poi partecipare ad altri vostri eventi, magari a Milano. Organizziamo qualcosa di pornazzo vero a Milano, come quello che avete fatto alla Buca. Sì, io ero in Francia, io ho capito, sono andata in Francia a farmi i cazzi. Maledetta! È stata una festa incredibile quella. Cavolo, lo so, infatti, cavolo, non sono mai andata a un evento del genere, quindi mi piacerebbe un sacco. Quindi vi ringrazio tantissimo, grazie a tutte le persone che hanno fatto le domande, grazie a voi che avete risposto a tutte le domande. Mi raccomando, seguite Inside Porn su Instagram, su Telegram, io adesso vi mando tutti i link vari, e questa puntata verrà caricata su YouTube, vi mando un bacio. Buonanotte, grazie mille. Buonanotte. Grazie a te. Ciao, ciao. A tutti. Ciao. Ciao. Ecco, allora salutiamo le ragazze. E io veramente volevo ringraziarvi tantissimo. Adesso vi riporto nuovamente i riferimenti di Inside Porn, il loro canale, ma vi ricordo che le trovate anche su Instagram come @inside_p_o_r_n. Sono in Shadowban, quindi lo dovete scrivere per esteso. Invece questo che vi linko qua in chat è il loro canale Telegram, proprio perché possono parlare più liberamente. Il prossimo 22 aprile, sempre al TPO di Bologna, terranno un altro evento dove ci sarà in presenza Valentine H. Fluida Wolf. Si parlerà di eiaculazione, sarà proiettato il documentario Female Ejaculation, che vi suggerisco di vedere perché è molto interessante. Sono state intervistate varie persone in Germania, in Messico, c'è Diana J. Torres, c'è l'esperienza di Valentine alla Kerpon Film Festival, insomma varie voci che parlano di questo argomento. Io ringrazio ancora i Side Porn, grazie a voi veramente per aver partecipato in maniera così attiva. Siamo partiti un po' in sordina, ma poi ci siamo ripresi e riprese alla grande. Noi ci rivediamo martedì prossimo, che è il, ve lo dico subito, 5 aprile. E graditissimo ospite, sono molto contenta che insomma di averlo qua con noi, una persona che tra l'altro era stata nominata anche proposta nella chat di Agitporn, che
Bust Books. Quindi sono molto molto contenta di averlo. Quindi noi ci vediamo martedì prossimo 5 aprile alle ore 21 su Twitch. Un bacio, noi ci sentiamo sul canale di Agitporn, @Agitporn su Telegram. Ciao e buonanotte!